Benvenuti, Buonasera. buon pomeriggio, buongiorno, Buonasera. buonasera. Vabbè, In buon quale... Io pomeriggio. sto vedendo inquadrato già anche il nostro coordinatore che è Gianluca Tripodi. Questo è il TESIX Day. Gianluca, come si dice? Buon pomeriggio, buonasera. Beh, dipende dall'Italia. Da noi si dice buonasera, giù in meridione il buon pomeriggio è difficilissimo da usare, si passa subito alla sera. Come gli inglesi, se no facciamo come gli inglesi che dicono Come good gli afternoon. inglesi. Allora, Beh, questo è il sì. TESIX Day, due parole velocemente, Susanna, diciamole di che cosa si tratta, cos'è il TESIX Day? Il Thesis Day è un momento, un evento in cui vengono presentate delle tesi di laurea con argomenti relativi appunto alle scienze dell'alimentazione e della gastronomia e proposte da chi? Da neolaureati presso il San Raffaele appunto dell'Università di Roma e potremo apprendere in questo momento delle teorie in base ai vari argomenti. Certo, nuove visioni sul cibo e l'alimentazione. Gianluca, prima di fare il tuo saluto, perché tu sei il coordinatore Sì. del corso di laurea, è Di giusto scienze che, dell'alimentazione e diciamo, gastronomia. cos'è il nostro corso, perché in fondo è questo che è importante. Abbiamo un inserimento, allora andiamolo a vedere. Salute e alimentazione seguono lo stesso corso. Diventa anche tu dottore in scienze dell'alimentazione e gastronomia con il corso di laurea triennale istituito dall'Università Telematica San Raffaele Roma. Diventa protagonista di un mondo in continua evoluzione. Gianluca, tocca a te, come No, aggiungi cosa vuoi dire? Vai. no, io vorrei dire che questo è un corso di laurea incentrato in tutto e per tutto sugli alimenti, sul food. Noi abbiamo la possibilità, grazie all'esperienza, grazie alle persone che ci lavorano, di gestire a tutto tondo il mondo del food, da aspetti tecnologici a aspetti puramente umanistici, nutrizionali, quindi riusciamo con le competenze dei nostri docenti veramente a dare un quadro a più che 360 gradi, ancora di più su quello che è l'alimento dalla produzione primaria, quindi produzione vegetale, produzione animale, fino alle tecnologie di produzione che ci portano ad avere il cibo sulle nostre tavole, per poi averlo poi anche dopo, un aspetto salutistico, nutrizionale, quindi avere l'impatto che l'alimento dà alla nostra vita. Non solo come benessere, ma anche dal punto di vista sociologico, umanistico. Quindi capire anche come gestire l'alimento dal punto di vista promozionale, giornalistico, divulgativo. Quindi davvero tante, tante, tante cose. Ascolta Gianluca, un'informazione, dopo tu tanto introdurrai il Sì. primo speech, che c'è un Vai. ospite che dà lo speech e poi ci sono tutti i laurei, i dottori, i neodottori. Comunque fa parte adesso San Raffaele, due parole, Multiversity, cioè un grande Sì. sistema, la più grande università europea. Due parole diciamole perché con orgoglio credo è un sistema Sì, che ci posiziona i primi in Europa, no Gianluca? siamo un grande gruppo adesso, facciamo parte del gruppo Multiversity, siamo un gruppo forse più all'avanguardia d'Europa dal punto di vista di didattica telematica, soprattutto nel mondo universitario. Ormai abbiamo, al di là della nostra esperienza, adesso ci possiamo affiancare dell'esperienza di questo gruppo Multiversity che nasce proprio per portare avanti una didattica di qualità a livello telematico, a tutti i livelli, non solo come universitario, ma anche come post-universitario. Quindi ci diamo da fare sempre di più per diventare un gruppo sempre più grande, sempre più di alta qualità nella formazione e devo dire anche che i risultati da questo punto di vista si vedono, perché i nostri neodottori ormai non hanno nulla da invidiare agli altri, anzi, figurano sempre bene quando vanno a confrontarsi con il mondo accademico universitario statale, diciamo, quindi l'università classica. Portiamo avanti gente davvero preparata che tiene alto l'onore della nostra Raffaele e del gruppo. Grazie Gianluca, come sempre Grazie. prezioso. Grazie a So che voi. è un periodo di esami, il tuo lavoro è impegnativo e tra poco Grazie. presenteremo alcuni dei dottori, neodottori che la commissione Anche ha perché giustamente. appunto Gianluca Tripodi era il presidente Cioè, ce l'ha della scritto commissione di sotto, che laurea. scorreva, Vabbè, ma io lo visto? dico perché non tutti. Allora, la comunicazione Sì, arriva vabbè. verbalmente, ma Gianluca, come sempre, hai arriva, visto? cioè, Mi da bisogna dire. anche Sempre così. dirla. Grazie Gianluca, Grazie grazie. a voi, buon proseguimento. Grazie. Allora, adesso siamo pronti. Primo speech che abbiamo prima dei nostri, perché ci sono, li faccio vedere un po', mi diverto. Vai, Ancora non falli li faremo vedere. parlare, ma sono già lì pronti a entrare, a dare il loro. Ma sono lì, calma, buoni, buone in questo caso. Sono alcune delle neodottoresse che avranno tesi di laurea da esporre. Prima di tutto, però, c'è uno speech di un ospite che abbiamo. Noi abbiamo sempre in questi TESIX Day.
anche degli ospiti che certo, inseriamo dentro. Eccolo allora, lì. È scritto lì, professor Mauro Mario Mariani, medico chirurgo che si definisce mangiologo per la sua attività dedicata alla divulgazione di una sana alimentazione nei maggior media nazionali. Quindi divulgatore scientifico, ma divulgatore anche di benessere, no prof? Ci proviamo tutti i giorni. Ciao innanzitutto, allora, è onorato e privilegiato ad essere proprio io a aprire con questo speech, questo Thesis for Day. Quindi allora, un in bocca al lupo immediato a queste belle neotesiste che ho visto sullo screen. E il medico, specialista in malattie vascolari, angiologo, ha sentito l'esigenza di diventare mangiologo, perché quello che mangiamo cura, riequilibra, sostiene, rafforza e depura il nostro organismo. Quindi oltre la dietologia, è un gioco di parole per dire che dieta, significa vivere in armonia, star bene, quindi mangiare bene significa già fare il 51% di un percorso di benessere che prevede anche uno stile di vita adeguato, ma saper combinare, ma soprattutto scegliere anche il giusto tempo di mangiare questo o l'altro cibo diventa fondamentale, soprattutto in sintonia con la nostra dieta mediterranea. Ascolta, una curiosità, uno dei pilastri del mondo universitario è la disseminazione, no? Oltre che la ricerca e la didattica, è disseminare e divulgare. Cosa vuoi dire ai giovani dottori, neodottori in scienze dell'alimentazione e gastronomia? Questo ruolo della divulgazione che importanza ha, visto che tu ne hai fatto una delle bandiere per Rai 1, sei uno dei volti di punta per la divulgazione scientifica alimentare di grande qualità? Hashtag comunicare salute. Invito, ma soprattutto consiglio affettuosamente a chi si approccia a questo mondo di andare sempre oltre il proprio quotidiano, che non sarà mai un lavoro, perché dietro chi sceglie di occuparsi di alimentazione c'è sempre tanta passione. Quindi al di là di confrontarsi con i propri pazienti, che io chiamo persone con la P maiuscola, uscire e andare nelle scuole, andare nelle associazioni, andare nelle radio, nelle televisioni, ma anche una diretta web, non si rinuncia mai, perché arrivi, lanci il segnale che poi si moltiplica. E che cosa ne pensi anche, visto e considerato che una buona alimentazione, come tu dicevi, appunto il 51% è importante, no? Per uno stile di vita, cioè, anche nel mettere una, come materia di studio proprio l'alimentazione all'interno delle scuole primarie, no? Cosa ne pensi? Anche perché un buon adulto, se educato fin da piccolo, evita di essere rieducato poi per una sana alimentazione nel futuro. Provocazione, cominciamo a metterlo nella laurea in medicina, un esame 1 di alimentazione, ma assolutamente sì, Rewind, condividere. Io faccio un progetto nella mia città che si chiama 0736, l'ho esportato anche in altre città, 0736 è il prefisso di Ascoli Piceno, 0 sigarette, 7 volte al giorno frutta e verdura, 36 minuti di movimento, concentriamoci sul cibo, insegnare ai ragazzi, ma ancor prima ai bambini, che l'elemento più prezioso che possiamo portare nel nostro organismo sono i cibi vegetali. Poi io sono un onnivoro, consiglio diete onnivore, sono un mediterraneo, però si dà troppa, poca importanza alla frutta, alla verdura, e meno se ne consuma, più costa, come ogni cosa. Quindi se diventa a larga diffusione, se ridiamo ai nostri contadini il potere di donarci i loro frutti di tanto lavoro, di tanto sacrificio, ma mai questo termine fu più idoneo, sacer fecit, i contadini fanno una cosa sacra, ci danno dal seme il frutto, e quindi io punterei tutte le fiche sui 5 colori, il verde, il bianco, il blu, il rosso e il giallo, che sono i colori della vita, che sono i colori delle nostre stagioni, e ora stanno per esplodere, domani è primavera, e quindi, come diceva Marina Rei, respiriamo l'aria, e quest'aria portiamola anche sulla nostra tavola con tanti colori, con tanti sorrisi, con tanto gusto. Allora, grazie Mauro, grazie del tuo speech iniziale per instradare una visione, visto che sei, come abbiamo detto, un divulgatore. Disseminazione è uno dei tre pilastri disseminali del mondo universitario, quindi è giusto che disseminiamo, divulghiamo. Mauro Mario Mariani, grazie. Prof, grazie. Come si dice ad Ascoli Piceno alle ragazze e ragazzi, forza e bene, che possa andare tutto bene, sempre.
Grazie, grazie, grazie Mauro. Grazie, grazie. Allora, Susanna, siamo pronti? Mauro è stato preziosissimo, Mauro, certo. Mario Mariani. E adesso andiamo a cominciare, siamo pronti con il primo delle tesi. Prima c'è la sigla e poi introduciamo la prima studentessa. Va bene, Susi, perché qui c'è tutto organizzato. Ad aprire il Thesis Day, la vedete già inquadrata, abbiamo la dottoressa Michela Taffarello che espone la tesi. Fai vedere la tesi per cortesia? Sì, aspetto tutto. Faccela vedere anche tu, Michela. Pronti, io sono pronta. Il titolo della tesi di Michela è Consumatore irrazionale, le strategie del neuromarketing. Prego. Ebbene sì. E io ho voluto studiare la parte del neuromarketing in quanto purtroppo molto spesso mi rendo conto che non sono consapevole, non siamo consapevoli degli acquisti che compiamo sia al supermercato che online. Quindi ho voluto capire cosa si cela dietro appunto agli acquisti impulsivi. Dietro a tutto ciò c'è appunto il neuromarketing, che è una scienza ancora un po' acerba, però insomma sta facendo dei rapidi progressi grazie ai continui studi delle neuroscienze. Infatti il neuromarketing è proprio una parola composta da neuro, ossia il cervello, e tutti gli studi sul nostro sistema nervoso centrale e il marketing, visto però dalla parte delle aziende, le quali ovviamente stanno studiando dei metodi per portarci sempre di più all'acquisto inconscio e inconsapevole di tanti prodotti che spesso non ci servono realmente e che ci provocano, una volta comprati, solamente una felicità superficiale e apparente. La maggior parte dei nostri atteggiamenti è guidata dalla parte inconscia del nostro cervello, che è appunto il soggetto di molte ricerche neuroscientifiche, perché tantissimi comportamenti del nostro encefalo sono ancora sconosciuti. Grazie a numerosi studi clinici, però, appunto, si è evidenziato che il cervello è diviso in tre sezioni, che sono il cervello rettile o antico, il cervello intermedio o mammifero e il cervello recente, detto anche corticale. Infatti, come vediamo nella slide, sappiamo che il cervello rettile è formato dal cervelletto e dal bulbo spinale, è la sede degli impulsi. Il cervello intermedio invece è l'evoluzione di quello precedente e occupa la sede delle emozioni, che sono il vero fattore scatenante che ci spinge poi a compiere delle azioni. E come terzo cervello abbiamo il cervello recente, che è il cervello dell'Homo sapiens, che è appunto quello più sviluppato dalla sede del linguaggio e dei calcoli. Ovviamente il neuromarketing, per arrivare così come oggi, ha avuto una grande evoluzione. Inizialmente si parlava di un marketing che era orientato solamente alla persona, quindi si andava ad ascoltare quello che la persona voleva razionalmente, però oggigiorno si incentra sulle emozioni, infatti chiamato marketing emotion oriented, nel quale a fare da padrona sono appunto le emozioni che le persone provano prima, durante e dopo aver svolto un'attività. Come abbiamo visto prima nella pubblicità della Barilla, vediamo questa felicità iniziale che, una volta acquistato un prodotto di questo brand, noi vogliamo riprovare una volta a casa. Ovviamente però il consumatore, quando decide di acquistare un prodotto, non vuole avere solamente un piacere a livello delle papille gustative, ma vuole anche dare piacere alla mente attraverso l'attivazione del circuito della ricompensa. Ovviamente tutto questo le aziende lo sanno molto bene. Se vuole tornare alla slide successiva, ok. Questo ovviamente le aziende produttrici lo sanno molto bene ed infatti cercano di coinvolgere i clienti invitandoli a mangiare cibi che spesso sono ricchi in zuccheri o in grassi, quindi sono considerati ipercalorici, e per colmare prevalentemente un vuoto che è a livello emotivo, non tanto di stomaco. Proprio come vediamo infatti nella pubblicità dello Snickers, che dice non sei tu quando sei affamato, invogliandoci proprio a mangiare questo alimento, perché così poi ci sentiremo meglio. Ovviamente abbiamo capito che la mente e l'alimentazione sono connessi tra di loro e si influenzano reciprocamente, e quindi ci porta a mangiare inconsapevolmente seguendo i nostri stati emotivi e i nostri stati sensazionali. Ed è proprio questo il motivo per cui si ha difficoltà poi a seguire una dieta o a cambiare uno stile alimentare. Moltissimi soggetti che purtroppo soffrono di obesità o che sono in sovrappeso e cercano quindi di diminuire quel numeretto sulla bilancia, diciamo che spesso ricadono nelle vecchie abitudini, che provocando così anche l'andamento a yo-yo. Ed è questo
è dovuto ad una mancanza di autocontrollo, che proprio le emozioni e la mente cognitiva, cioè le emozioni vengono sopravvengono sulla mente cognitiva e razionale. Questo ha portato un aumento di casi di obesità e sovrappeso non solo in Italia, ma in tutti i paesi sviluppati. Infatti si è riscontrato che dagli anni 2000, dai primi anni 2000, il numero di persone normopeso è addirittura inferiore rispetto al numero delle persone che sono in sovrappeso o obese, quindi questa epidemia di obesità che si sta divulgando. La curva epidemica dell'obesità non sta cambiando andamento e questo grava molto sia sulla salute pubblica, ma proprio anche sui costi della sanità pubblica. E quindi si stanno cercando delle collaborazioni tra le istituzioni e le aziende marketing per aiutare i consumatori a fare delle scelte molto più razionali. Per effettuare una comunicazione efficiente si è trovato la soluzione nelle etichette nutrizionali fondamentali. Anche in questo caso però entrano sempre in gioco la mente emotiva e quella cognitiva e c'è sempre un po' di conflitto. Come vediamo sulla sinistra c'è una tabella nutrizionale definita testuale in cui appunto vediamo tutto scritto a parole e a numeri. E in questo caso qua però c'è il problema che chi sfrutta prevalentemente durante la loro giornata o nella vita la mente emotiva fa veramente fatica a capire quello che c'è scritto e quindi a poi apportare delle soluzioni o dei cambiamenti nel proprio stile di vita. E quindi si sta cercando di aiutare tutta la popolazione a trovare uno stile di vita equilibrato attraverso delle etichette definite a semaforo oppure anche a silhouette. Quelle che vediamo sulla destra appunto sono delle etichette a semaforo che classificano un alimento con 5 lettere, come vediamo dalla A alla E, dal colore verde al rosso, indicando un cibo più o meno sano. Solamente che il neo di queste etichette è che riportano una lettera in base alla quantità di un singolo nutriente, come solo il sale, solo gli zuccheri o solo i grassi, indicando quindi che un prodotto è più o meno salutare, però senza specificarne effettivamente la dose consigliata. Un esempio, se guardiamo l'etichetta che c'è sulla sinistra, che è un'etichetta di un olio d'oliva, è prettamente ricca in grassi. Verrebbe classificata con una lettera E, quindi sarebbe un alimento quasi da sconsigliare all'interno di un'alimentazione. Però, come ben sappiamo, 20-30 grammi d'olio d'oliva al giorno, che è un alimento eccezionale, può portare solamente che beneficio, ovviamente senza eccedere. Questo tipo di etichette però porta anche degli svantaggi per quanto riguarda molti altri alimenti della dieta nutrizionale, della dieta italiana, del Made in Italy, come i salumi o i formaggi, in quanto i primi sono ricchi in sale e effettivamente i formaggi sono anche ricchi in grasso. Quindi diciamo che si sta cercando di trovare una soluzione anche per quanto riguarda le etichette impattanti ad immagine. Ovviamente però il neuromarketing è presente quotidianamente nella nostra vita anche quando si va al supermercato. Basti pensare a come vengono appunto distribuiti i prodotti all'interno dello store. Tutti i supermercati sono più o meno costruiti nella stessa maniera. Abbiamo sicuramente un'area di decompressione iniziale in cui il cliente potrà orientarsi. Poi abbiamo il reparto di frutta e verdura e dei panificati, in quanto ci dà la sensazione di uno store genuino e salutare. Poi un altro elemento sempre presente sono i desk con degli assaggi che ci invogliano appunto a fare degli acquisti utilizzando la tecnica del ricatto soft. Questo vuol dire che loro mi offrono del cibo, quindi io dall'altra parte per andargli incontro dovrò comprare il loro prodotto. Poi ovviamente l'aspetto più importante è come vengono posizionati gli alimenti sugli scaffali. Tutto questo ovviamente non è casuale, ma è studiato attraverso degli apparecchi scientifici come l'eye tracking che controlla il movimento delle pupille, piuttosto che l'elettroencefalogramma o lo skin conductance, che appunto è un fenomeno per cui la pelle diventa momentaneamente il miglior conduttore di elettricità, quindi si va a misurare la pressione sanguigna piuttosto che la sudorazione delle mani. Ovviamente, oltre ai supermercati, un'enorme vetrina per molti prodotti sono gli store online, che si pubblicizzano con grande facilità e con un costo limitato attraverso i social network. E quindi è molto semplice accalappiare un cliente, perché come sappiamo ormai i social contano miliardi di utenti con almeno un profilo social. Avviati alla chiusura, scusaci. La chiusura. Diciamo che ci sono vari metodi per riuscire a magari cercare di essere un po' più razionali quando si va a fare la spesa. Per esempio abbiamo
un esempio dei consigli che posso dare appunto per quanto riguarda l'andare a fare la spesa per renderci più razionali è magari pianificare appunto la lista della spesa a casa piuttosto che un menu settimanale e fare molta attenzione a chiederci cosa ci vuole dire questo tipo di pubblicità. Quindi questo è un modo per essere un po' più razionali puntando a utilizzare molto di più la mente cognitiva, ecco. Michela, complimenti. Allora, Michela, complimenti, grazie. Di dove sei esattamente, Michela? Due parole te le vogliamo far dire, vai. Di dove sei? Cosa? Di dove sei tu? Di dove di sei? Treviso. Treviso, ok. Cosa farai? Prosegui? Proseguo e penso che sceglierò il percorso di nutraceutica. Ok, della San Raffaele, sì. Benissimo. Allora, tanto in bocca al lupo e tanta prosperità. Grazie Michela, buona giornata. Grazie a voi. Grazie dottoressa Michela Taffarello, con la O. Grazie. Sì. Salve, allora, arrivederci. Arrivederci. Susanna, carissima, siamo pronti col prossimo? Mettiamo l'intersigla. E vai Susanna, aspetta che arriva. Università. Ecco qui la nostra prossima dottoressa, laureata in scienze dell'alimentazione e gastronomia, Pina Spacone, e ha realizzato la sua tesi dal titolo Around the Table, l'arte della comunicazione e delle scelte alimentari. Quindi a te la parola, la tesi è lì, vai. Vai carissima. Grazie. Allora, inizierei col motivare il titolo velocemente, quindi Around the Table, l'arte della condivisione delle scelte alimentari, dove nell'immaginario ho ideato una tavolata in cui al centro vi è senza dubbio appunto il cibo, che è il principale fattore di definizione dell'entità umana, poiché ciò che mangiamo è sempre un prodotto culturale. E attorno, e quindi Around the Table, ho cercato di parlare e trattare tutte le argomentazioni inerenti al contesto del cibo a 360 gradi, in cui vi sono ad esempio l'antropologia alimentare, la convivialità o condivisione, la natura, che, perché è imprescindibile, senza di essa non vi è alcun cibo, il bisogno primario nativo, che è necessario per il sostentamento, e la comunicazione del cibo, argomento attualissimo, ed infine, ma non meno importante, abbiamo il benessere psicofisico. L'alimentazione in toto ha da sempre ricoperto un ruolo fondamentale nella vita dell'uomo negli ultimi 20 anni. Tuttavia ha cominciato a svilupparsi una nuova concezione del rapporto col cibo, la diffusione di una cultura della consapevolezza alimentare, che personalmente abbraccio in pieno. Una percentuale sempre crescente della popolazione vuole essere informata su ciò che mangia, su come questo è stato prodotto e su quali siano le sue caratteristiche nutrizionali. Il desiderio che guida queste persone è quello di essere più consumatori, non più passivi, per diventare invece protagonisti attivi delle loro scelte. Le ragioni che spingono questi gruppi a intraprendere le nuove scelte alimentari possono essere diverse, dalla sensibilità animalista a motivi etici o di sostenibilità alimentare. I sostenitori del chilometro zero, ad esempio, difendono la diffusione di un'alimentazione che si basi su prodotti di stagione e locali, non importati da altri stati o continenti, perché in questo modo si possa risparmiare molta anidride carbonica prodotta dal sistema dei trasporti coinvolto, dalla distribuzione delle merci per la produzione appunto di CO2. Ma una recente ricerca del DEFRA, il Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura britannico, è giunta alla conclusione che un indicatore basato solo sullo spazio percorso non può essere una misura attendibile dell'impatto ambientale totale. Per queste ragioni, un'alimentazione che prediliga prodotti locali non può essere vista come una soluzione efficace per ridurre l'inquinamento. L'altro consistente gruppo di militanti alimentari è quello composto da vegetariani e vegani, che oltre alle motivazioni etiche, quindi scegliere di non cibarsi con gli animali perché appunto si riconoscono gli stessi diritti attribuiti all'uomo, oppure di animal friendly, ovvero il forte amore per gli animali, questo gruppo di persone fa spesso riferimento a ragioni di tipo ambientale, per cui è meglio evitare di mangiare carne animali. E ciò che mi sono sempre chiesta è: ma esistono degli studi scientifici che quantificano l'effetto che gli allevamenti e il consumo della carne hanno sull'ambiente? In merito a questo, nel 2006 la FAO ha estrapolato il rapporto Levi-Stock Long Shadow, in cui il risultato ottenuto tramite questa analisi è molto significativo. Infatti, oltre il 18% delle emissioni di gas serra sarebbe imputabile agli allevamenti di bestiame. E sebbene Levi-Stock sia stato criticato,
Le emissioni prodotte dai capi di bestiame, in particolare dai bovini, sembrano contribuire in maniera consistente all'aumento dell'effetto serra. Per cui, in un pianeta in cui il problema della denutrizione e della mancanza d'acqua è diventato centrale nelle dinamiche politiche degli stati, una percentuale crescente di popolazione si chiede se sia giusto sacrificare terreni fertili e acqua solo per il mantenimento di un regime alimentare in cui la carne ha un ruolo centrale. Il numero dei vegetariani, infatti, è in grande aumento in tutto il mondo. Per esempio, in Italia, a partire dal 2000, le persone che hanno scelto e iniziato a rinunciare alla carne sono passate da 1,5 milioni a ben 12 milioni. La proposta lanciata in questo contesto da un noto politico ambientalista, Davold de Vienne, nei Paesi Bassi, è quella di scegliere un giorno a settimana in cui tutta la famiglia decide di renderlo il giorno vegetariano. E l'obiettivo, infatti, è quello di sottolineare come la scelta collettiva possa rendere evidenti gli effetti sulla dieta senza carne e sull'inquinamento. Ed è infatti la collettività l'unico grande potenziale che ha a disposizione l'essere umano, l'unione. Quindi, infatti, per essere uniti, però, bisogna essere informati. E l'informazione richiede un impegno da parte di ognuno di noi. In una vita così frenetica, infatti, che è dominata dalla velocità, facciamo davvero caso a quello che mangiamo? E soprattutto perché è così importante non solo prestare attenzione a cosa mangiamo, ma soprattutto a come mangiamo? Infatti, l'alimentazione consapevole, o mindful eating, può essere considerata come uno strumento di alimentazione preventiva e grazie all'adozione di una dieta mediterranea a base vegetale e a uno stile di vita sano, può contribuire a portare grande soddisfazione e benefici. Ad esempio, aiuta a limitare le abbuffate fuori pasto, a liberarci dalla fame emotiva e elaborare porzioni adeguate con maggior facilità. Tutto questo perché si diventa consapevoli delle varie sensazioni di fame e sazietà. La pandemia ha portato con sé un aumento dei casi di DCA, trend ancora in crescita soprattutto tra i più giovani. Con questa mia tesi ho provato ad approfondire un tema che soggiace a queste patologie, indagando sul nostro rapporto con il cibo. La mindful eating o alimentazione consapevole è una tecnica che prevede maggior consapevolezza o ascolto dei nostri bisogni e ciò che ci può portare di nuovo un nuovo modo di stare a tavola. L'idea è che in un atto quotidiano come il nutrimento non conti a... Così, a me è cruciale focalizzarsi sul momento del pasto, sedendosi a tavola senza distrazioni, quindi focalizzandosi sul cibo nel piatto e prestando attenzione ai propri stati d'animo durante il pasto. Ed è proprio così il quadro che ho disegnato per una perfetta salute psicofisica. Amore e passione, infatti, sono termini che descrivono il mio rapporto con il cibo perché la cucina per me è un atto d'amore da vivere e condividere. In merito a questo ho trovato fondamentali le letture dei professori Alex Revelli e Susanna Cotini, in cui vi è il fulcro del benessere gustativo. Infatti ho trovato molto interessante e nonostante la sua semplicità e immediatezza, mi sono messa successivamente a pensare con la stessa logica alla parola cibo. Nelle sue quattro lettere è stato immediato ritrovare dei concetti principali che ne riassumono l'essenza. C come condivisione. Il cibo, abbiamo detto già in precedenza, è relazione. Relazioni con noi stessi, con le diverse parti di noi, con i nostri diversi archetipi, ma anche relazioni con gli altri, con i nostri cari, con tutte le persone che per diverse ragioni si siedono alla nostra tavola. Avere una relazione non presuppone necessariamente una condivisione di qualcosa. Infatti non si mangia con tutti, o meglio, non si dovrebbe mangiare con tutti indistintamente. Bisognerebbe, è importante fare una scelta, un distinguo e decidere quando e con cosa e con chi mangiare. Il come intimità. Intimo è tutto ciò che ci sta vicino e dentro. Ed ecco che il cibo non può essere legato strettamente all'intimità, alla nostra sfera personale. È la stesso del mangiare nel portare alla bocca un boccone che da cibo nel giro di qualche ora si trasforma in energia per le nostre cellule. Nello specifico potremmo dire che infatti mangiando inglobiamo una piccola parte dell'universo facendola diventare nostra, permettendone di diventare noi. E questo è sicuramente uno degli aspetti più forti con l'approccio consapevole del cibo che ci regala. Infatti la cucina è il luogo per eccellenza dove le distanze si accorciano, gli spazi diventano più stretti e si accetta di abbassare alcune delle proprie difese per far spazio all'altro. B come benessere. Il cibo infatti è benessere, ma anche il suo contrario, scriveva Ippocrate 2400 anni fa. Attraverso le nostre scelte quotidiane in ambito alimentare, ognuno di noi può ogni giorno scegliere ciò di cui si vuole nutrirsi veramente e prendersi cura di sé e della sua salute. Nessun riferimento a diete dimagranti o a regimi alimentari preconfezionati. Il
Il cibo è personale, ognuno dovrebbe, con consapevolezza ed esperienza, imparare a scegliere ciò che ci fa sentire bene e ciò invece che ci priva di energie. Gli alimenti che ci appesantiscono, oppure ad esempio al contrario, quelli che hanno un effetto energizzante. Infatti attraverso il cibo possiamo fare conti ogni giorno con l'importanza che i concetti quali misura, equilibrio e disciplina hanno nella nostra vita. O come olismo. L'etimologia della parola olismo deriva dal greco holos, che significa totale e globale, e niente più del cibo ci ricorda che noi siamo un insieme di più parti. Mangiare, infatti, è un'attività olistica. Attraverso la preparazione dei nostri piatti, l'elaborazione delle nostre ricette, nutriamo la nostra mente, evochiamo a noi dei ricordi e alleviamo le nostre abilità. Mangiando ciò che prepariamo, nutriamo il nostro corpo, che fin dai primi profumi e delle nostre ricette emanano, nutriamo il nostro spirito. Quindi bisognerebbe fare attenzione al modo di mangiare e alle persone che ci stanno intorno, perché si può capire tanto. È il primo approccio olistico che possiamo portare gradualmente alla nostra vita. Infatti, siamo osservatori di come mangiamo e comprendiamo il nostro approccio con il mondo man mano che prendiamo consapevolezza in questo ambito. Infatti potremo estendere tutto questo ai nostri campi della vita. Concludendo, vorrei dire in ultimo che sarebbe bello infatti smettere di lamentarsi e iniziare veramente a prendersi cura di sé, magari proprio partendo dal nostro modo di mangiare, e chissà che quando saremo in tanti a farlo per riflesso o risonanza lo migliori anche il settore della sanità, che si preoccupa della malattia e non del comprendere le basi vere della salute. Infatti osserviamo come mangiamo, domandandoci perché facciamo proprio in questo, perché mangiamo proprio queste cose, perché lo facciamo in questo modo. E quando sapremo rispondere, probabilmente avremo già trasformato qualcosa nel piccolo almeno della nostra vita. E così. Ok! Complimenti! Aveva troppe cose da dire. Ho provato. Perché giustamente hanno voglia di dire. Spacone! Volte... 100 pagine di tesi. Sei andata bene, non ti preoccupare, ma abbiamo capito. È stato molto bello anche vedere quel cibo, poi questo acronimo, il cibo, la parola che poi l'hai diviso, quindi è stato interessante. Allora, Pina Spacone, grazie. Grazie, dottoressa, grazie tante. Avanti grazie a voi. Le cosa farai adesso? Adesso ho dei progettini in mente, vediamo se si realizzano e a settembre, vabbè, proseguo. Vado avanti. Ciao, perfetto. Pina, grazie. Grazie, dottoressa, grazie. Grazie. Allora, arrivederci anche a Pina. Susanna continua qui. Che c'è? C'è arrivato, aspetta che li mando. Ci sono dei Mondi Checchini, complimenti dottoressa Pina. E questo è uno chef molto famoso che lavora all'estero. Mm-hmm. Poi c'è Giampiero Boieri, complimenti. Arriva da LinkedIn, vedi c'è scritto il Celicona sopra. E poi Simona... invece aspetta che metto gli occhiali, complimenti, vabbè, insomma ora non volevo errare, no, bello, allora, perché no, stiamo facendo il test in diretta sulla pagina Facebook dell'Accademia Italiana di Gastronomia e poi sulla pagina dell'Università del San Raffaele di Roma, quindi noi siamo in diretta, quindi tante persone ci stanno seguendo, ma anche gli stessi, io penso, i parenti, i genitori che stanno seguendo. Allora, tanto rimane registrata online, la potete rivedere. Sigla, certo. Prossimo dei nostri dottori. Eccola là, la conosci questa? Chi certo, è? Questa è, eccola, ha risposto. Benvenuta la dottoressa Marcella Albieri, che ci espone la sua tesi dedicata all'educazione alimentare nelle mense degli Atenei italiani, perché tu già lavori all'interno del Politecnico di Torino, no? Spiega un po' perché nasce l'idea di questa tesi, in due secondi. La tesi nasce perché mi occupo direttamente di quello che è il servizio mensa e del servizio di ristorazione che l'università offre agli studenti e al personale, e quindi in questi anni ho visto quanto sia importante parlare di educazione alimentare non solo ai bambini, a cui si dedica subito il primo pensiero, ma anche agli adulti e in particolar modo agli studenti. Vai, andiamo insieme. Vai, prego.
contrario. Ok. Parto da quella che è la definizione, se vogliamo, di educazione alimentare, inteso proprio come il processo la cui finalità è il miglioramento dello stato di nutrizione degli individui. Ecco che è possibile fare educazione alimentare attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari e anche l'eliminazione di quelli che sono comportamenti alimentari non soddisfacenti. In realtà, però, l'educazione alimentare si inserisce in un contesto più ampio che è stato introdotto negli anni Ottanta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite di promozione alla salute. La promozione alla salute è inteso come un processo attraverso il quale le persone possono avere un maggiore controllo sulla propria salute e migliorarla. E per poter fare promozione alla salute è indispensabile innanzitutto individuare il luogo dove fare promozione. In questo caso la scuola risulta essere il luogo ideale in quanto viene riconosciuta dalla collettività come un punto di riferimento. È indispensabile creare una rete dove tutti gli attori coinvolti possano mettere a disposizione le proprie conoscenze e le proprie abilità a disposizione dell'intera collettività. E poi è indispensabile che i programmi di promozione alla salute non siano brevi, ma siano programmi di lunga durata. Ecco che un esempio di promozione alla salute, di programmi di lunga durata è Guadagnare Salute e rendere facili le scelte salutari, promosso dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e approvato nel 2007 in Italia. Guadagnare in salute vuole promuovere stili di vita sani, contrastando quelli che sono le principali cause delle malattie cronico non trasmissibili, andando a promuovere comportamenti alimentari salutari, la promozione dell'attività fisica e la lotta al tabagismo e all'abuso di alcol. Accanto, insieme anzi alla promozione alla salute, ci sono i progetti di educazione alimentare. Quindi sono riportati tre esempi: frutta e verdura nelle scuole, che è rivolto ai bambini della scuola primaria, attivo già dall'anno scolastico 2009-2010, che l'anno scorso ha coinvolto più di 960.000 studenti, che vuole andare a valorizzare il significato della stagionalità dei prodotti, far conoscere l'importanza dei prodotti certificati, quindi prodotti DOP, IGP, promuovere il coinvolgimento delle famiglie e infine andare a sensibilizzare i bambini rispetto alla sostenibilità, quindi al rispetto per l'ambiente e alla riduzione degli sprechi. Un altro progetto molto interessante che è stato avviato a gennaio 2023 è EstDiem, rivolto alle scuole italiane all'estero. Sono state coinvolte scuole superiori di Parigi, Barcellona e Losanna e vuole valorizzare quella che è la dieta mediterranea come un modello tradizionale, sano e sostenibile a livello sia economico ma soprattutto sociale e ambientale. Infine, un progetto internazionale che si chiama Farm to School e Farm to Campus, che si svolge in Canada già dal 2016 ed è rivolto a tutta la popolazione studentesca, che vuole andare a creare quella che è un senso di comunità alimentare, cercando di valorizzare le biodiversità che caratterizzano le diverse regioni del Canada. Abbiamo parlato di scuola, ma è importante precisare che anche l'università è un ambito in cui è possibile, anzi forse doveroso, fare educazione alimentare. Un momento in cui gli studenti vivono un momento di vita cruciale, di cambiamenti, e forse, soprattutto per quanto riguarda gli studenti fuori sede, si ritrovano per la prima volta a essere responsabili delle proprie scelte alimentari. Devono quindi adattarsi e adottare quelli che sono dei criteri per poter, ad esempio, fare la spesa, per poter gestire la propria alimentazione. Ecco che l'università deve poter fare educazione alimentare e lo sta facendo attraverso due elementi: la promozione di una dieta sana e la promozione di una dieta sostenibile. E a tal proposito nasce la rete delle università sostenibili, a cui aderiscono attualmente 84 Itenei italiani e il cui intento è proprio quello di diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità all'interno degli Atenei. Ma non solo. L'università
permette agli studenti di seguire proprio dei percorsi di educazione alimentare e ho riportato tre esempi che sono EduChef, proposto dall'Università di Padova ed è un corso di cucina rivolto agli studenti del primo anno fuori sede, dove attraverso il corso si vuole proprio promuovere stili di vita salutari. Poi abbiamo gli orti di Ateneo dell'Università di Udine che mette a disposizione dei lotti agricoli di sua proprietà, sia rivolti agli studenti sia per i dipendenti, dove è possibile appunto coltivare l'orto, fare giardinaggio, promuovendo un'attività salutare. E infine un progetto dell'Università Milano Bicocca che prende il nome di Mensa Sana, dove attraverso delle spinte intelligenti si desidera indirizzare gli studenti a dei comportamenti alimentari virtuosi, senza però nessuna costrizione o incentivi economici. E infine l'esperienza del Politecnico di Torino, che ovviamente è attivo nel partecipare a progetti e iniziative come la Green Food Week, oppure la Giornata Mondiale dell'Acqua, ma che già nel 2018, attraverso la gestione delle proprie mense e dei propri bar presenti nelle varie sedi, ha tentato di valorizzare il servizio con l'impiego di prodotti bio, di prodotti certificati DOP, IGP, STG, con prodotti a chilometro zero e filiera corta e contestualmente ha voluto ridurre l'impatto ambientale dei servizi con l'impiego di stoviglie riutilizzabili, eliminando la plastica dalle mense, quindi eliminando le bottigliette e mettendo a disposizione degli utenti distributori automatici di bevande in maniera gratuita e inoltre installando erogatori e fontanelle direttamente collegate all'acqua di rete, omaggiando peraltro gli studenti immatricolati di una borraccia personalizzata proprio per eliminare la plastica all'interno delle dell'Ateneo e per sensibilizzare gli studenti ai temi della sostenibilità. La mia tesi ha voluto dimostrare non solo quanto sia importante e fondamentale sviluppare dei progetti di educazione alimentare rivolti agli studenti, partendo ovviamente dai bimbi più piccoli e in questo caso di riflesso anche nei confronti delle famiglie. Sottolineando la necessità di quanto sia importante l'introduzione dell'educazione alimentare proprio come materia di studio all'interno dei programmi didattici, ma soprattutto di quanto non bisogna dimenticarsi anche degli studenti che crescono e che arrivano all'università, in un particolare momento della loro vita, dove spesso si ritrovano da soli per la prima volta a dover gestire autonomamente quelle che sono le proprie scelte alimentari. Secondo una ricerca della Fondazione Danone, uno studente universitario su 10 salta la colazione. Spesso le cene sono costituite da aperitivi oppure da pizza, kebab più volte alla settimana. E allora diventa ancora più fondamentale per gli studenti universitari continuare ad apprendere e rafforzare quelle che sono le corrette abitudini alimentari, senza peraltro mai dimenticare le loro tradizioni e la cultura alimentare di origine da cui provengono gli studenti. Dottoressa Marcella Albieri, complimenti anche perché, voglio dire, hai presentato una parte della tua vita, quindi avevi anche un'argomentazione importante da portarci in evidenza, no? Per il lavoro che stai svolgendo al Politecnico. Assolutamente. Bene, allora, dottoressa, ti ringrazio, grazie per questo confronto Grazie insieme e buona sorte, eh? a voi. Speriamo. Ciao Marcella, Ciao grazie. Marcella, Buon lavoro, grazie. arrivederci. Allora, cara Susanna, Andiamo avanti the next con il nostro prossimo. Thesis Day. Eccolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Salve. Abbiamo il nostro dottore Morris Dal Bosco che ci presenta la sua tesi, la riscoperta delle montagne tra benessere animale ed economia circolare. Perché tu vivi in montagna, sei del Trentino, vero Morris? Esatto, io vivo in mezzo alle montagne e sono, diciamo, la fonte dei miei pensieri, ecco.
e quindi hai voluto fare proprio dedicare una tesi a questo argomento. Prego. Vai Morris, alla grande. Allora, riscoperta delle montagne fra economia circolare e benessere animale vuole essere un nuovo modo di interpretare e vivere la montagna. Questa idea è nata dall'osservazione della regione in cui vivo, il Trentino Alto Adige, il quale ha un turismo a due facce essenzialmente. Da un lato abbiamo un turismo alla ricerca di relax, sport, il quasi la totalità delle volte ha, diciamo, dei risvolti negativi dal punto di vista ambientale. Dall'altro lato troviamo un turismo più incentrato sì sullo sport, ma che va a essere più in sintonia con quello che è l'ambiente circostante e il quale non richiede, diciamo, risorse per essere praticato. La dicotomia poi tra aree a basso e alto tasso turistico ha messo in luce una serie di problematiche come la carenza di risorse naturali, inquinamento, mancanza Morris, di... Morris, scusa un secondo, c'è il tuo cane, questo è il tuo cane? Sì, sta... guardi, no, vado un secondo, vai, apro la porta e torno, mi date un secondo. Il bello della diretta. Vai, vai, certo. Allora, no, a raccontare... No, anche noi abbiamo il cane qui in studio. Ma sta dormendo, ma questo è il bello della diretta, perché i nostri amici a quattro zampe non gliene può importare di meno. Cioè, è uscito, giustamente, eccoci qua. Morris, ma scusa, perché doveva stare bene? Un attimino, siamo fermati, riprendi pure. Non se no, dove sta il benessere degli animali? Se no parliamo di benessere, poi facciamo l'opposto, dobbiamo anche fare... Esatto, sentire, esatto. No? Ok, vai Morris. Allora, dicevo che dall'altro lato abbiamo un turismo che appunto non va a rispettare quello che è l'ambiente. Quindi ci sono delle aree che si sono sviluppate ad alto tasso turistico e aree a basso tasso turistico. E questo ha portato poi una serie di problemi come la carenza di risorse naturali, inquinamento e mancanza di servizi che hanno portato ad un abbandono di intere vallate. La storia delle Alpi ha un'origine veramente datata, che si trova fino al 3200 a.C. A mio avviso poi ci sono due eventi particolari che hanno caratterizzato lo sviluppo di queste aree, sono l'abbattimento dello stigma relativo alla montagna e al fatto che fosse abitata da creature selvagge, figlio di una rivoluzione tecnico-scientifica, quale ha permesso di rendere la montagna poi luogo di attrazione sia per chi amava la sfida e quindi scalare, sia per naturalisti e scientifici e botanici che facevano le prime esperienze scientifiche sul campo. L'ultima rivoluzione poi che ha investito queste aree è relativa ai moderni mezzi di comunicazione che ha permesso anche a piccole realtà di mettersi in vetrina e poter raccontare e raccontarsi attraverso il proprio lavoro. Cambiamento climatico unito alla maggiore informazione dei consumatori ha reso noi tutti un po' più sensibili riguardante il tema del benessere animale. Penso che in futuro il consumo di prodotti animali, specialmente le carni, saranno ridotti al minimo possibile, dove questo consumo sarà spesso di carni etiche, quindi animali macellati a fine carriera, e dove l'utilizzo di tutte le parti dell'animale verrà implementato tramite preparazioni e quindi si andrà a ridurre al minimo lo spreco. Creare situazioni poi che favoriscano in generale il benessere dell'animale, oltre ad essere più etico, permetterà di alzare, dati alla mano, scientifici, quello che è la produzione e la qualità di questa produzione. Abbiamo poi una crescente attenzione all'ambiente e alle sue risorse, il che dovrebbe essere in futuro quello che orienterà le possibilità dei servizi offerti. La mia previsione è quella di una montagna che sappia sfruttare al meglio le risorse naturali e quello che ha da offrire, e che possibilmente renda queste risorse limitate, ovvero il turista smetterà di sciare quando la neve non sarà più disponibile naturalmente, non che si vada a spruzzare neve che va poi a devastare quelle che sono le capacità idriche della valle. Questa ricerca al minor impatto dovrebbe coinvolgere anche i mezzi di trasporto sia di arrivo sia di spostamento durante tutto il soggiorno, questo per ridurre proprio al minimo l'impatto ambientale che hanno i mezzi di locuzione. Le possibilità di sopravvivenza future delle comunità residenti in aree poco ambite dai turisti sono minime ed è qua che l'intervento della collettività entra in gioco. Incominciare a realizzare progetti come orti comuni, fattorie didattiche, produzione di prodotti biologici locali permetterebbe di mettere in luce un tipo di economia in grado di far rispettare quello che è l'ambiente, di valorizzarlo per la sua tipicità e abbattere
l'individualismo, quello che poi sono un riflesso di quello che è l'economia circolare, è appunto l'auspicata nascita di quelli che ho voluto chiamare mercati delle maglie, ovvero un luogo di aggregazione fra produttori locali, abitanti, i quali tramite la vendita di prodotti, l'illustrazione di pratiche tipiche di artigianato, a cadenza settimanale o bimestrale, possono riuscire a creare delle sinergie fra protagonisti e dare la possibilità a turisti, ma anche agli stessi abitanti limitrofi, di capire la tipicità di quel luogo e ciò che lo caratterizza. La possibilità poi, da parte dei produttori, di raccontare il proprio lavoro rappresenta il know-how che tutti i turisti esteri ci amano, ci invidiano e vengono appunto per imparare, vedere e conoscere. Come sottolineato precedentemente, lo sviluppo disomogeneo delle varie aree alpine ha fatto sì che con il passare del tempo la mancanza di un indotto economico e la riduzione dei servizi accessori per poi passare a quelli primari abbia favorito uno spopolamento di suddetti luoghi. Per ridare vita a questi luoghi comunque abbiamo due soluzioni. La prima è che le istituzioni si facciano carico di investimenti che vadano poi a creare delle situazioni, delle realtà che siano in grado poi di attrarre delle persone che siano delle persone spendenti, senza poi però compromettere quello che è la natura e tutto quello che ci sta attorno. In secondo luogo, l'arrivo di persone in grado di portare valore, di portare movimento, di portare cultura all'interno di queste aree rappresenta un ruolo chiave per quello che è la vita di queste aree. Al giorno d'oggi i fenomeni della globalizzazione stanno appianando le differenze tipiche di ogni cultura in vista di un mondo più connesso. Se da un lato questo fenomeno risulta vantaggioso, porta dietro di sé numerose cause negative, non indifferenti, le quali hanno fatto sorgere degli interrogativi naturali. La nascita del turismo partecipato rappresenta la risposta a suddetti interrogativi. Come suggerisce la parola, tale forma di turismo prevede varie sfumature che vanno dalla pratica di una fase di un processo tipico, la creazione di prodotti alimentari, fino al vivere in casa con le persone del popolo, quindi autoctone, fornendo il proprio aiuto nello svolgere le pratiche quotidiane per il sostentamento della comunità stessa. L'agriturismo montano del futuro sarà l'headquarter delle varie vallate. Questi luoghi saranno adibiti tendenzialmente a vitto e alloggio, in futuro si trasformeranno in luoghi di produzione di cibo tipico, teatri, iniziative ed eventi legati all'ambiente e alla storia locale. La loro realizzazione sarà in materiali riciclabili, che impattino il meno possibile dal punto di vista architettonico e che sapranno sfruttare al meglio le risorse tramite pannelli solari, vasche di raccolta acqua, materiali edili e stili architettonici in grado di isolare e trattenere il calore quando opportuno. In quanto luogo cardine della valle, oltre a partecipare alle iniziative proposte prima, il loro compito, seppur immutato dal punto di vista dei servizi offerti, sarebbe quello di istruire gli avventori al rispetto ambientale e alla sua tutela. Benissimo, quindi da amante delle montagne... Allora, il microfono non c'era, ora c'è. Scusa. Ok, benissimo. Complimenti, Morris! Da amante delle montagne e da anche futuro, perché tu lavori già nel turismo, no? Esatto. Io spero appunto che le montagne diventino di nuovo teatro di cultura e che sappiano valorizzarsi soprattutto quelle realtà piccole e che non siano soggiogate dall'idea del consumismo che spesso ha accompagnato i grandi luoghi di ritrovo delle montagne che assomigliano sempre più a città. Davvero grazie. Bravo Morris, buona giornata. Un ringraziamento a voi, un bacione a tutti e ciao, arrivederci. Arrivederci dottor Morris. Allora, anche il dottor Morris ha fatto e siamo prontissimi. La prossima, vai. Vado. Ancora dovrebbe, la regia non dovrebbe sbagliare, vediamo. Questa chi è? Dottore, guarda dietro, guarda che bello! Già, tutta la hai festeggiato giustamente perché la laurea è proprio stata mercoledì scorso, vero? Esatto, sì, assolutamente. Quelli sono, diciamo, i postumi della festa. Sì. Sono rimasti solo quelli.
Sono quelli. Aspetta, una curiosità, è arrivato due messaggi. Prima erano i complimenti, lo dico alla dottoressa Albieri, poi è arrivato da Mondi Chicchini, che è un noto chef internazionale, molto interessanti, complimenti dottore, e poi c'era anche Gianpietro Boieri, andrebbe introdotta l'educazione alimentare a ogni livello scolastico. È divertente perché ci stanno anche arrivando alcuni, ne arrivano tanti, ma noi vogliamo mandare quelli che sono più legati, se possibile, alle tematiche. Con queste tesi cerchiamo anche di mettere in moto un movimento di pensiero, certo. No? E di conseguenza persone che poi sono dette gli stakeholder, che si interessano, no, alle politiche alimentari, che vanno dal turismo, all'enogastronomia, a tutto, riescono a capire che è l'importanza dell'educazione alimentare e come proprio materia di studio. Detto allora, questo, andiamo a presentarla. È la mia questa. La posso presentare io. Ma però fa che ti pare. Chi comanda fra noi due docenti? Ovviamente Susanna. Basta, chiuso, lo sapete tutti ormai, tutti gli studenti della Sara Pare sanno ciò. Vedi bene, quindi l'impatto della comunicazione sui consumatori, questa è la tesi appunto della dottoressa Giada Di Giacomo, prego. Allora, ho scelto come tesi, cioè come argomento di tesi appunto l'impatto della comunicazione sui consumatori, ed ho cercato di fare un excursus lungo la storia della comunicazione, cercando però di effettuare un focus sul concetto di persuasione e sulle scelte consapevoli e inconsapevoli dei consumatori. Gli studi sulla comunicazione nascono dalla fine del Settecento, ma solamente nel Novecento matureranno con l'intervento di numerosi studiosi. Uno degli studiosi più importanti è Harold Lasswell, che è un politologo e creatore del modello delle 5W. È uno dei modelli più noti dell'atto comunicativo. Tra i mezzi di comunicazione che di massa tradizionali, quelli che conosciamo di più sono la televisione, il cinema, la stampa. Invece tra i mezzi di comunicazione di massa sviluppati grazie alla connessione tra informatica e telecomunicazione troviamo ad esempio siti web, social media, magazine digitali o app mobili. E per consumatore si intende una persona che acquista un bene o un servizio, e ogni azienda sceglie di adottare strategie diverse a seconda del mercato in cui si trova e ovviamente in base alla tipologia di target a cui si deve riferire. E lo schema di acquisto distinto in 5 stadi è stato presentato per la prima volta da John Dewey nel 1910 e prevede 5 stadi: la percezione del problema a bisogno, la ricerca di informazioni, la valutazione delle alternative, la decisione di acquisto e il comportamento post-acquisto. E tramite la marca, in inglese conosciuta come brand, si identificano prodotti o servizi di uno o più venditori al fine di differenziarli da altri offerti dalla concorrenza. E il concetto, un concetto strettamente legato al brand e alla marca è appunto quello della brand loyalty, che rappresenta la fedeltà del consumatore verso uno specifico brand, che deriva da un sentimento positivo percepito nei confronti di quel marchio e si dimostra concretamente nelle preferenze di acquisto, orientate in prevalenza e in prima battuta sempre verso gli stessi prodotti e gli stessi servizi della stessa marca. E la strategia di marketing è un piano d'azione che identifica e coordina il conseguimento degli obiettivi aziendali, definisce le modalità con cui individuare il target da conquistare e per raggiungere un buon posizionamento competitivo. E è molto difficile, dopo aver effettuato una definizione di consumatore, fare lo stesso per la pubblicità, in quanto essa è la combinazione di spiegazioni multiple. E alcuni studi considerano la pubblicità un'attività comunicativa a scopo persuasivo, tant'è vero che per avere successo e acquisire fiducia da parte del consumatore, la pubblicità fa leva su uno strumento potente e assai decisivo nel raggiungimento del pubblico, che è appunto la persuasione. E ho deciso all'interno della mia tesi di stilare personalmente un questionario con lo scopo di analizzare l'influenza delle pubblicità sulle scelte di acquisto del consumatore. Si ipotizza che le pubblicità incidano sugli acquisti ed esercitano un potere sul comportamento dei consumatori. Sicuramente esistono soggetti più influenzati sul processo decisionale ed esistono pubblicità più efficaci rispetto ad altre per l'effetto persuasivo. Il campione di riferimento è costituito da 200 persone con un range di età tra i 18 e gli 89 anni, sia di sesso maschile che femminile. I grafici riportati nella slide che vediamo sintetizzano le principali caratteristiche del campione e analizzano l'età e il genere.
In seguito, nell'analisi dei risultati, si evince che la pubblicità televisiva e dei social network influenza maggiormente le scelte di acquisto rispetto alla pubblicità posta sui cartelloni. C'è però da sottolineare come non influenzino totalmente i consumatori, ma solo alcune volte. Si evince inoltre che la maggioranza dei campioni a cui è stato sottoposto il questionario non reputano di essere influenzati dai testimonial. Come sappiamo, molto spesso da alcune aziende sono scelti dei testimonial specifici per andare a vendere un prodotto o esaltare un prodotto. E i campioni ammettono però di essere fedeli alla marca e di scegliere conseguentemente alla loro fedeltà il prodotto di marca a discapito di quello sottomarca. Infine, come ultima domanda, ho cercato di porli di fronte ad una presa di coscienza e la maggioranza afferma di essere inconsciamente influenzato dalle pubblicità. E l'obiettivo del questionario era quello di creare consapevolezza nelle persone e sperare che gli stessi riuscissero ad avere più coscienza di acquisto, perlomeno che alla fine magari di una spesa potessero guardare il carrello e cercare di analizzare se effettivamente erano pieni di offerte pubblicitarie o di scelte consapevoli. E dall'analisi è emerso chiaramente come la pubblicità adotti valide strategie per catturare l'attenzione del consumatore. E la persuasione rappresenta il principale obiettivo di ogni spot pubblicitario. È ampiamente dimostrato che i mass media hanno effettivamente un forte potere sul comportamento di acquisto delle persone e vivere la nostra stessa vita purtroppo comporta inevitabilmente l'esposizione a degli stimoli che condizionano il nostro atteggiamento e il desiderio nei confronti di alcuni prodotti, servizi e ovviamente brand. Inoltre, con l'analisi compiuta, grazie al questionario, sono arrivata a comprendere che la pubblicità ha un forte carattere convincente che le permette di raggiungere immediatamente il consumatore e di avvicinarlo sempre di più ai prodotti pubblicizzati. Alla luce di questa evidenza ho indagato l'importanza di promuovere delle iniziative che possano aiutare il consumatore a scegliere in maniera indipendente. E si potrebbe, ad esempio, educare negli acquisti, cercare di invocare un'educazione al pensiero critico e magari riabilitare il concetto di verità e di realtà ad esso collegato. E tutto l'essere ovviamente è comunicazione, in tutte le sue dimensioni, quindi materiale, biologica, economica. E come sappiamo, l'essere è già esso stesso il portatore di senso. E, ad esempio, un social network è un ampliamento e uno sviluppo della natura e delle capacità relazionali dell'uomo, per cui di per sé aumenta la possibilità di conoscenza della realtà e degli altri, ma diventa in alcuni casi purtroppo fuorviante ed ingannevole, perché crea un mondo, uno pseudo mondo sganciato totalmente dalle dinamiche della vita reale. E l'esigenza di creare dei mondi immaginari nelle varie pubblicità e ovviamente quelle più disparate forme di narrazione è una costante che caratterizza purtroppo ogni epoca e ogni cultura. E infine, dal mio canto, credo fermamente che non si debba assolutamente essere solo dei consumatori, ma cercare di essere dei consumatori, cercando di prendere in mano la propria vita ed essere appunto i protagonisti delle proprie scelte e della propria vita. Grande Giada, allora, complimenti dottoressa, soddisfatta del suo percorso di studi, del tuo percorso di studi? Sì, assolutamente. Ok, di dove sei esattamente? Scusa se lo chiedo. Roma, tu sei proprio romana, quindi alla grande. Bene. Allora, dottoressa Giada Di Giacomo, grazie. La descrizione della tua tesi e un grande in bocca al lupo. In bocca al lupo, Giada! Grazie mille, buona giornata. Arrivederci. Allora, cara Susanna, ecco. Andiamo qua. Aspetta, che è arrivato anche mi diverte, c'è dei commenti. Vediamo i commenti. Allora, c'era la Alessandra Scuderi. Io vi guardo e ascolto con grande interesse. Non sono con voi a presentare la tesi, ma con il cuore e il pensiero. Seguo, è un'altra delle dottoresse che, sì, però, è impegnata, bambini, sì, insomma, ecco. C'era. Poi lei ha fatto una bellissima tesi, una bella sull'alimentazione del bambino. C'è Gian Pietro Boieri, ottima tesi, maggiore attenzione alle regole ferre dovrebbe essere posta alle comunicazioni, le troppe bufale, le false credenze condizionano il consumatore, bravo, giusto. Allora è arrivata LinkedIn. Infatti il neuromarketing abbiamo visto in una delle tesi quanto ci sottopone a scelte non consapevoli. E allora andiamo adesso all'intensilla? Sì.
No, mi viene da ridere che teste allargate, teste allargate. Allora, Susanna, adesso chi c'è? Ho la tesi? Ho la tesi, me la inquadri per cortesia? Dimmi il nome. Erika Doggi, la dottoressa Erika Doggi. Tu dimmelo, io le faccio vedere. Risponde con la sua tesi, eccola qua. Benvenuta anche a te. E grazie. La tua tesi è... Allora, posso dire una cosa? Vai. In sotto, mentre noi stiamo facendo, ascoltando le altre esposizioni, i vari che devono esporre sotto, perché li abbiamo tutti. Aspetta, Erika, non ti rubiamo tempo, ma li faccio vedere un po'. Ce n'è diversi. Lo sai che fanno in questo momento tutti? Io lo vedo dalle labbra, stanno a provare la tesi. Quindi non fatelo, perché io vi controllo e vi controlliamo, mi sto spiegando, ragazzi. Fate quello che volete, ragazzi. Loro, io, i diversi stanno. Abbiamo anche due gemelli, non è sì, che sdoppiate, dopo lo diciamo. Allora, scusa Erika se ti abbiamo fermato, ma però eri pronta e... Allora, la dottoressa Erika Doggi espone la tesi dal titolo Novel Food, sicurezza e sostenibilità per l'alimentazione del futuro, un focus speciale su... mi metto gli occhiali perché guarda, oggi non ci vedo. Echeta domesticus, che non sarebbe altro che... Cioè oggi non ci vedi? No, oggi no, perché è cambiato il tempo e ogni tanto con tutte queste luci mi si annebbia la vista. Erika, ti sei tranquillizzata? Sei tranquilla, sì, dottoressa. Dottoressa Erika Doggi. Allora, eccolo qua, c'è le tue slide. Eccola, siamo pronti? Qua. Vai Erika. Prego. Grazie. La mia tesi si è focalizzata sullo studio multidisciplinare di insetti commestibili, in particolare Acheta domesticus, che sarebbe il grillo domestico, trattando il tema legislativo. Il primo regolamento di autorizzazione di questo insetto è il 188 del 10 febbraio 2022 ed è stato autorizzato come sotto forma di congelato, essiccato e in polvere. Si tratta di un novel food, quindi uno di quegli alimenti e ingredienti nuovi che non sono stati consumati in maniera significativa già dai primi del 15 maggio del 97 in Europa. Passando poi al tema di sicurezza, questo alimento, o comunque in generale gli insetti, sono stati autorizzati dalla FAO e dall'EFSA. E ad esempio, in particolare l'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, ha il compito principale di valutare il rischio, in questo caso connesso al novel food, per garantire sicurezza e benessere al cittadino. Tutti gli insetti che sono stati approvati fino ad oggi presentano lo stesso livello di sicurezza di tutti gli alimenti che possiamo trovare comunemente nelle nostre tavole. Se si prende in considerazione un documento della FAO per quanto riguarda la sostenibilità, sono stati confrontati allevamenti di animali comuni con allevamenti di insetti e si prende ad esempio in considerazione la parte commestibile degli animali che viene espressa in percentuale. Ad esempio per gli insetti viene espresso ben l'80% di commestibilità, mentre per i bovini un 40%. Anche la resa alimentare per gli insetti sicuramente sono, ovviamente essendo molto piccoli, necessitano di poco cibo sotto forma di energia, quindi di mangime. E anche l'impronta idrica dell'acqua per ottenere un chilo di carne, per gli viene preso in considerazione circa 20 litri per ottenere un chilo di carne, mentre per i bovini si va oltre i 22.000 litri per chilo di carne. Anche l'emissione di gas serra tra tutti gli insetti, Acheta domesticus, ha una minore produzione e se confrontato con i bovini si va a ridurre del 99% l'emissione di gas serra. La superficie d'uso in metri quadrati sicuramente è maggiore per gli animali comuni, si ha una superficie d'uso minore e si ha anche la possibilità di un allevamento verticale. Quando si parla di sostenibilità, di cibo sostenibile, non si intende il cibo in sé, ma si prende in considerazione anche tutto ciò che circonda il cibo, quindi anche la produzione. Quando si passa poi all'etica alimentare, sicuramente in Occidente si parla proprio di entomofagia che diventa cibo etico. Quindi l'etica alimentare presenta obiettivi quali il rispetto e il benessere per il pianeta, per le piante, per l'uomo, per gli animali. Fondamentale sarà la sostenibilità, il metodo di produzione,
evitare sprechi anche alimentari. E se prendiamo ad esempio anche in considerazione l'allevamento di insetti, ciò che non viene utilizzato dall'industria alimentare verrà poi utilizzato ad esempio sotto forma di un possibile fertilizzante terreno, come potrebbe essere l'insect frass, ovvero quel fertilizzante ricco in nutrienti e che si presenta anche sostenibile per il terreno. Nella nostra alimentazione gli insetti sono da sempre stati presenti fin dalla nascita dell'uomo, quindi considerando uomo cacciatore e raccoglitore, si passa poi a fine dell'Ottocento in Europa, in quanto ci sono testimonianze che presentano il consumo, ci raccontano il consumo di maggiolini, che sono dei piccoli insetti. Ad oggi invece ci sono degli studi che affermano l'ingestione di circa 500 grammi l'anno per persona di insetti attraverso derrate alimentari e non. Viene questo preso in considerazione per l'industria, quindi in primis è l'industria che fino a pochi anni fa utilizzava ad esempio un noto colorante E120 che deriva dalla cocciniglia, da un insetto. Oppure, ad esempio, possiamo trovare piccole parti di insetto all'interno di prodotti altamente trasformati, come ad esempio conserve, pastine, biscotti, e il consumatore giustamente non se ne rende conto e vengono così ingeriti. Se si passa al tema di gusto e disgusto, sicuramente in Oriente regna quello che è il gusto e possiamo parlare anche di entomofagia. Mentre si parla di disgusto e entomofobia, andremo in Occidente, quindi dalle nostre parti. Se si considerano alimenti comuni ad oggi come pomodori e patate, un tempo non lo erano e non venivano presi in considerazione, mentre oggi sono anche necessari. Infatti, se si prende poi si va a prendere in considerazione gli insetti, ci sono molti occidentali che considerano l'insetto negativo, non viene considerato in maniera sotto forma di dieta e viene preso in considerazione come nocivo anche per la salute, magari anche per cultura e pensieri personali. Passando poi alla tesi, mi sono affidata degli esperti del settore di Alienset Farm, un'azienda del tutto italiana, e ho posto alcune domande alla CEO Carlotta Totorofila, che è l'imprenditrice dell'azienda, e ho chiesto all'imprenditrice, ad esempio, perché avete deciso di sperimentare produzioni alimentari esclusivamente con Acheta domesticus. La risposta è stata chiara, in primis per le caratteristiche nutrizionali del prodotto, di questa polvere, in quanto in 100 grammi di prodotto sono presenti circa il 70% di proteine complete, quindi anche amminoacidi, acidi grassi importanti come omega 3, omega 6, il linoleico, troviamo anche vitamine, quindi vitamine soprattutto del gruppo B e in particolare la B12, fibra insolubile come chitina, troveremo anche altri elementi come fosforo, ferro, calcio e zinco. In ottica di consumo invece l'animale, quindi il piccolo Acheta domesticus, è parente terrestre di gamberetti e crostacei, che sono ben apprezzati e consumati dai cittadini. Un'altra domanda invece si è rivolta proprio alle operazioni che vengono svolte all'interno della piccola startup, come ad esempio ricerca, sviluppo, coinvolgimento di nuovi stakeholder, prove pratiche, analisi e test delle polveri di farina e di grillo che vengono utilizzate come ingrediente sugli alimenti, e infine pubblicazioni scientifiche e divulgazione del beneficio dell'entomofagia attraverso il sito web. Un'altra domanda si è posta per quanto riguarda la realizzazione della polvere di grillo dell'azienda e l'imprenditrice mi ha spiegato che in primis questi piccoli animali vengono addormentati attraverso un abbassamento repentino delle temperature e questo va a garantire una non sofferenza dell'animale. E successivamente si ha il processo di atomizzazione, ovvero si va a produrre questa polvere molto fine, chiara, con un sentore, diciamo, tendente alla nocciola. Durante questi processi, umidità e controllo delle temperature sono molto importanti.
Infine, l'azienda, attraverso la sensibilizzazione, coinvolge mentalmente e fisicamente bambini e ragazzi, che infine sono i veri protagonisti del futuro e vivono per questa scoperta del nuovo settore, sono amanti di questo nuovo settore e attraverso l'azienda cerca di coinvolgerli. La missione principale dell'azienda, infatti, è garantire benessere e salute al cittadino attraverso il consumo di questa farina. E infine si ha così per garantire infine anche una diminuzione di consumo di carni, derivati animali, pesci e altri animali comunque comuni, andare a diminuire quello che è il consumo di questi derivati anche industriali per garantire così minore inquinamento e tutto ciò che concerne poi che si rilega all'industria. Sicuramente questo non sarà l'unica possibile soluzione presente, però potrebbe essere considerata come una piccola soluzione per un grande cambiamento. Ok, Erika! Abbiamo concluso anche con l'esposizione della tua tesi, Erika Doci, che di dove sei tu? Arezzo. Di dove siamo noi? Arezzo. E noi, non ci il colmo è che noi non la conoscevamo prima che si iscrivesse lei. Quando dopo che si è iscritta ad Arezzo, di Arezzo sta a Castiglion Fiorentino, se non sì, ma come a dire quanti chilometri? No, sto Arezzo a San Giuliano. San Giuliano, vabbè. 10 chilometri, c'è la bici. Vabbè, poi ci siamo conosciuti e quindi insomma giochiamo. Un piacere. Giochiamo in casa. Complimenti, Erika, bravissima. Erika, bravissima. Grazie della tua esposizione e in bocca al lupo, perché so che grazie mille. Come biologo nutrizionista in pratica. Sì, continuo. Bene, allora tanti buon lavoro in futuro. Felicità. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie. Grazie. Allora, arrivederci. Ci siamo? Intersigla? Sì, però c'era una cosa che avevo letto. Che ha letto? Dopo, se me la leggo dopo. Andiamo con l'intersigla, al prossimo, chi è? Che c'è? C'è un'altra. Ah, tua. Sono tutte sì, tue. O allora, sono che devo fare? Non è vero, dai. Lavora. Chi è adesso? La vediamo inquadrata? No, ancora no, dimmela. Se me la dici, la faccio arrivare, è più bella. Yasmin Fedeli, eccola qua. La faccio arrivare. Perché... Oh. Benvenuta, benvenuta. Ecco la tua tesi, grazie. Grazie, buonasera. Buonasera carissima. Sei emozionata, Jasmine? Un pochino. Ho visto che era un continuo ripetere, mentre gli altri parlavano, te stavi lì che parlavi con qualcuno davanti a te, con un fantasma o ripetevi la tesi? Volevo capire. Ripetevo, mi preparavo. Il set giusto con la cucina. Sì, no, per forza abbiamo fatto la prova. Ferma. Dovete sapere che prima di cominciare col Tesix Day, noi abbiamo... Aspetta, Jasmine, tanto non ti rubiamo tempo. Io li ho visti tutti, quelli che guardate tutti carini che sono, guardateli tutti spaziali, vestiti, no? Bene, bellini, tutte inquadrature, le luci. Allora, non vi voglio dire prima di vedere i collegamenti come erano messi. Qualcuno aveva le luci in faccia, quindi voglio dire, normale, gli diamo una dritta certo. E loro sì. Siamo pronti? La luce sempre davanti, almeno sì. Quella. Allora, Jasmine, Presento la tua tesi. Allora, la dottoressa Yasmin Fedeli espone la tesi alimentazione del futuro, i superfood e l'alga spirulina. Prego. Esatto. Dunque, Feuerbach, filosofo ottocentesco, sosteneva l'uomo è ciò che mangia. Quindi mangiare è un'attività che riguarda da vicino ognuno di noi. Ogni giorno, infatti, per più volte al giorno, scegliamo cosa mettere nel nostro piatto. Mangiare è quindi un fabbisogno indispensabile per la nostra sopravvivenza. Ma, come ben sappiamo, tutte le nostre scelte hanno un impatto ambientale e quello di cui ci nutriamo non è esente da tutto ciò. Dunque, il presente lavoro di tesi nasce essenzialmente con l'obiettivo di conoscere ed indagare quali sono le possibili prospettive per il nostro futuro alimentare, cercando quindi di dare risposta ad uno degli interrogativi che sicuramente negli ultimi decenni più desta preoccupazione per l'intera umanità, ovvero come ci nutriremo in futuro. Questo perché la popolazione mondiale
sta aumentando rapidamente, tanto che si stima che raggiungerà i 10 miliardi entro il 2050. E per questo viene del tutto naturale chiedersi come potremo nutrire tutte queste persone in modo sostenibile. Ecco, quindi fare in modo che tutti nel mondo si alimentino adeguatamente e allo stesso tempo salvaguardare il pianeta rappresenta indubbiamente una doppia sfida. E dunque, bene, il nostro futuro e quello del nostro pianeta dipendono essenzialmente dalle scelte che facciamo a tavola. E come ben sappiamo, infatti, la produzione di cibo è fra i settori che più impattano sul climate change. Pertanto, un cambiamento delle nostre abitudini alimentari è indispensabile, è assolutamente indispensabile. E sicuramente l'alimentazione del futuro sarà diversa da quella a cui siamo abituati. Ma come sarà quindi il cibo del futuro? Dunque, una possibile risposta a questa domanda potrebbe arrivare proprio dai novel food. E con questa espressione si designano tutti quegli alimenti o ingredienti innovativi prodotti utilizzando nuove tecnologie o nuovi processi di produzione, nonché quegli alimenti privi essenzialmente di una storia significativa di consumo anteriore al 15 maggio 1997, ovvero data dell'approvazione del primo regolamento europeo in materia. E dunque, essenzialmente, in sostanza, possiamo dire che i novel food sono tutti quei cibi che non sono mai stati consumati sistematicamente dall'uomo, ma che per svariati motivi dovremmo cominciare a introdurre nella nostra dieta. E i novel food sono oggi tantissimi, stanno continuando ad aumentare a dismisura. E tra i più noti vi sono sicuramente le alghe. E le alghe rappresentano infatti nuove soluzioni alimentari altamente proteiche e nutrienti, e al tempo stesso sono anche più sostenibili in termini di sfruttamento del suolo e delle acque. E come sappiamo, ne esistono numerose tipologie e colorazioni, verdi, brune, rosse, e crescono quindi facilmente sott'acqua in tutte le condizioni, e al tempo stesso appunto sono facilmente anche reperibili. E dunque, l'aspetto nutrizionale di questi alimenti è stato confermato da moltissimi studi che tuttavia sottolineano l'importanza di integrare le alghe all'interno di diete bilanciate, tenendo appunto in considerazione che sono alimenti particolarmente ricchi di macro e micronutrienti, che sono quindi sostanze fondamentali per la salute. E si è anche scoperto che sono una delle alternative vegetali più ricche in omega 3, ovvero acidi grassi essenziali, vale a dire indispensabili per il corretto funzionamento del nostro organismo e per contrastare anche le malattie cardiovascolari. E inoltre sappiamo che stimolano il sistema immunitario, un effetto tonico e rigenerante sul nostro organismo. Al tempo stesso possiedono attività antitumorali e antiossidanti, che infatti prevengono la formazione di radicali liberi. Dunque, in particolare, ho deciso di focalizzare la mia ricerca sull'alga spirulina, un cianobatterio più comunemente definita una microalga dal colore verde-azzurro e dalla caratteristica forma a spirale. E dunque, dal punto di vista biologico, l'alga spirulina è uno dei più antichi abitanti del nostro pianeta e rappresenta il ponte evoluzionistico fra batteri e piante. Si tratta di un alimento dalle importanti proprietà nutrizionali e benefici per il nostro organismo. Le sue straordinarie virtù ne hanno fatta una risorsa fondamentale per moltissime civiltà, dall'antichità fino ai nostri giorni. Infatti, non a caso, è oggi considerata il superfood per eccellenza, tanto che è stata dichiarata dall'ONU l'alimento del futuro. Inoltre, la spirulina possiede innumerevoli benefici per la nostra salute, quindi per il nostro organismo, tanto che rafforza il sistema immunitario e contrasta la stanchezza. Inoltre, possiede attività
energizzanti, antinfiammatori, antiossidanti e disintossicanti. Infine, aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue, del colesterolo LDL e dei trigliceridi. Dunque, per concludere, ho trovato particolarmente interessante presentare nel mio lavoro un'azienda toscana che si occupa della produzione di alga spirulina. E dunque, l'impianto di coltivazione dell'alga spirulina Becagli sorge in particolare nel cuore della Maremma toscana, in una storica azienda tramandata di generazione in generazione, in cui appunto la famiglia Becagli ha realizzato un impianto ad alta tecnologia in perfetta armonia con l'ambiente. E infatti Severino Becagli è l'unico produttore in Italia in grado di assicurare spirulina fresca su ordinazione, ma allo stesso tempo commercializza l'alga anche in versione essiccata, ma ha al tempo stesso anche prodotti alimentari che sono essenzialmente arricchiti di spirulina e che sono stati creati in collaborazione con eccellenze del territorio toscano, come ad esempio pasta, snacks, salse, miele, cioccolato e varie bevande. E quello che infatti non tutti sanno è che l'alga spirulina, quindi questo straordinario superfood, è uno degli alimenti più nutrienti al mondo. E in commercio l'alga spirulina si trova più comunemente sotto forma di compresse o lo possiamo trovare anche come integratore, ma si presta anche moltissimo ad essere utilizzata ad esempio in cucina, non soltanto come colorante, ma anche per arricchire di quel gusto in più, perché possiede appunto un gusto inconfondibile le nostre pietanze. E infatti l'alga spirulina, ad esempio, può essere utilizzata sotto forma di scaglie oppure in polvere, per esempio in aggiunta ad uno yogurt da consumare al mattino oppure ad una bevanda, ad un latte vegetale per esempio, ma la possiamo anche utilizzare sempre quindi in cucina in aggiunta a ricette sia dolci che salate, in modo così da poter arricchire di proteine, vitamine e sali minerali quelli che sono i nostri cibi, quindi tutte le pietanze che possiamo tranquillamente cucinarci nelle nostre giustamente cucine e consumare. Abbiamo finito, abbiamo conosciuto, ma mi raccomando, alla ditta Becagli, se non erro, mandagli il video, voglio dire, gli hai fatto una buona pubblicità, voglio dire, no? Bello, abbiamo fatto pubblicità, sì. No, ma nel senso anche perché poi elaborano in un senso etico e di conseguenza bello, bello. È interessante anche perché, come visto che noi ci confrontiamo durante la tesi, non sapevamo. Ma quelle rose dietro te la date qualcuno, marito o compagno, perché si sei laureata? Scusa se chiedo. Sì, sono tutti, esatto, regali che sono arrivati per la laurea. Poi volevo dire che Yasmin non sei sola, vero, in questo momento, giusto? Nel senso che sei... Sì, esatto. No, è stato bello, perché sei in attesa, quindi quando la nascita? A settembre, i primi di settembre. Vai, bene. Jasmine. Mi raccomando, voglio sapere quando nascerà. Okay. Vi tengo aggiornati. Grazie Jasmine, in bocca al lupo Jasmine dottoressa. In bocca al lupo dottoressa e veramente tanti in bocca al lupo. Grazie a voi di cuore, un abbraccio, a presto. Arrivederci, fra l'altro è arrivato anche proprio sui Novel Food, c'era, vedi, Mondi Chichini, questo chef internazionale, bella idea come interpretazione, però ecco, anche lui evidenziava il disgusto culturale in un altro dei post. Però c'era. Quando l'acqua comincia a incanalarsi, non dobbiamo rimanere indietro, quindi anche l'informazione sapere, è importante. Sapere, poi le scelte libere. Sono fondamentali, noi siamo per siamo favorevoli alle scelte personalizzate e consapevoli. Punto. Allora andiamo col prossimo. Allora, ora per ordine, perché noi abbiamo due gemelli, ma per ordine ci dovrebbe essere Agostino, ma Susanna
Chi è che comanda, Agostino e donne, Edoardo? Chi comanda secondo voi? Le donne, sempre. No, lei. No, casa, cioè, casa nostra, la no, professoressa. Visto Susanna. Che Edoardo l'hai seguito tu, Agostino l'ho seguito io, visto che finora sono state fatte le mie, è bene che tu... Quindi ora facciamo Edoardo, Agostino, ti bagniamo, Chi è il più grande di voi due? Chi è il più grande? Io di 10 minuti. Vedi, Edoardo è il più grande, quindi vedi, andiamo perlomeno per... Vedi, non ho sbagliato. Ma poi sono quasi spaccati proprio. Scusa, prima di andare avanti, un attimo di... Perché il cervello è anche un piacere parlare delle tesi, ma vi è mai successo di sostituire... Allora, agli esami no, non me lo dite perché sennò mi offendo. Non glielo chiedo. Non no. Ma di sostituirmi uno con l'altro vi è mai successo in momenti della vita? Alle medie l'abbiamo fatto, vabbè, beccandoci poi 5 giorni di sospensione per una cosa goliardica. Però la San Raffaele non l'abbiamo mai fatto mai. Nulla. Ma lo sai che cosa intendeva il prof? Che intendevo? No, spero non le ragazze. Non l'abbiamo mai rischiato. È più pericoloso e quindi è meglio evitare lì. Le donne poi si accorgono subito, perché alcune differenze esatto. Ci sono. Però alla San Raffaele ti dico che io quando li vedevo, anche perché qual era il problema? Che ti fanno vedere il documento. Essendo in due, ti fanno vedere il documento. Sì, ok, lo vedi, ma come fai? Perché le fotografie spesso sono un po' datate di tutti, no? Nei documenti. Tra due gemelli è un gioco a premi davvero importante, però vabbè, quello che conta è che ci sia... Abbiamo allora rilassato adesso il percorso. Vai, eccolo là, c'è un vostro, non so chi sia, un vostro amico, ve lo faccio vedere prima. Guarda qua che dice... Alberto, ecco. Vai, numeri uno. È stato un grande nostro sostenitore in questi anni. Esatto, è un altro collega universitario, esatto, quindi un collega. Per noi è quasi un fratello ormai, quindi ci sentiamo praticamente tutti i giorni. Allora, quindi togliamo Agostino dalla diretta, togliamo e siamo pronti a proseguire. Allora, il dottor Edoardo Ficano ci presenta la tesi, eccola qua, qui ce l'ho anch'io. Ruby Caffè, scelte sostenibili per una bevanda gourmet innovativa. Prego. Esatto. Sei pronto? Vai, carissimo Agostino. Buongiorno vai. A tutti innanzitutto. Allora, l'argomento della tesi che ho voluto trattare è appunto lo sviluppo di un caffè gourmet, quindi un caffè dal gusto ricercato e innovativo, ma che sia prodotto e sviluppato secondo le linee e i criteri di sostenibilità. Per... Il nome della bevanda a cui ho voluto dare il nome è Ruby Coffee proprio perché prende spunto da un particolare ingrediente che compone la ricetta, ovvero il cioccolato Ruby. Non è l'unico ingrediente appunto della ricetta, poiché ce ne sono altri, però sono stati accuratamente ricercati e selezionati proprio perché fossero in linea con... lo sviluppo sostenibile e quindi i criteri requisiti di sostenibilità. Quindi partendo dal primo ingrediente troviamo il latte d'avena. Latte d'avena perché studi dimostrano che fa segnare parametri positivi in ambito di sostenibilità e tuttavia se prodotto in maniera massiccia non comporta e arreca danni all'ambiente. Successivamente troviamo il caffè, quindi un caffè biologico 100% arabica, prodotto da piccole comunità dove l'intero processo produttivo e gli incarti sono a impatto zero. Inoltre gode di un marchio, una certificazione Fair Trade e questa certificazione garantisce e assicura sia al produttore che ai dipendenti un prezzo più giusto e quindi e di conseguenza un ricavo maggiore rispetto a quello che può offrire il mercato caffeicolo tradizionale. Proseguendo con gli ingredienti, appunto, troviamo il cioccolato Ruby. Cioccolato Ruby che è cioccolato naturalmente colorato di rosa e quindi non ha aggiunta di additivi chimici come per esempio coloranti. Ed infine, come ultimo ingrediente, la vaniglia del Madagascar che servirà a aromatizzare il latte d'avena. Quindi, come ho detto e anticipato prima, gli ingredienti scelti sono stati selezionati proprio perché fossero in linea tutti con i criteri requisiti di sostenibilità e per esempio anche la certificazione Fair Trade non è l'unica che promuove lo sviluppo sostenibile, ma ce ne sono altre come per esempio la certificazione B Corp, il Carbon Neutral per le emissioni di CO2 o la Rainforest Alliance.
Comunque sono tutte certificazioni e chi gode di questo marchio vantaggia appunto di promuovere lo sviluppo sostenibile. Detto questo ed elencato gli ingredienti, passiamo alla breve spiegazione di come si prepara appunto questa bevanda. E la preparazione della bevanda, anticipo che è una bevanda rivolta a professionisti che hanno bar o caffetterie comunque dotati di macchinari e attrezzature necessari per la preparazione, quindi una macchina espresso, alcune lattiere, alcuni tipi di utensili particolari che servono appunto per prepararla. Quindi bisognerà sicuramente dotarsi di una tazzina in vetro temperato. Questa tazzina verrà decorata sul bordo con della granella di pistacchio. Successivamente sul fondo della tazza si adagerà una piccola quantità di ganache al cioccolato ruby, ovvero la ganache è un'emulsione di panna e cioccolato ruby, e la ganache è una preparazione molto usata in pasticceria, in questo caso utilizzata anche per questa bevanda. Quindi successivamente si monta il latte d'avena con la vaniglia, quindi i semi di vaniglia andranno a aromatizzare il latte d'avena, si verserà il latte d'avena all'interno della tazza senza riempirla tutta ed infine si regherà il caffè, e quindi questa, in modo di mettere gli ingredienti nella tazza, quindi la sequenza con cui vengono messi e la tazzina in vetro garantisce di mantenere una certa stratificazione di colore dei vari ingredienti proprio per catturare anche visivamente l'attenzione e la curiosità del cliente prima di assaggiarlo. Quindi, detto questo, è una bevanda ovviamente rivolta a tutti, ma sicuramente apprezzata in modo particolare dagli amanti di un gusto molto dolce, aromatico, acido, proprio conferito sia dalla miscela di caffè, poiché essendo un 100% arabica, come si sa, l'arabica, a differenza della robusta, ha un gusto più acidulo, dolce, aromatico, ma anche dal cioccolato ruby, poiché il cioccolato ruby rilascia delle note fruttate. E quindi questo sono tutti i sentori che ho voluto far ritrovare nella tazza, insieme appunto al latte d'avena e alla vaniglia in bacche, che danno una rotondità maggiore di gusto, insomma. Quindi questo caffè è una bevanda che ha riscosso molto successo anche nei miei clienti, nel locale in cui lavoro, quindi nella mia pasticceria, sicuramente per l'aspetto gustativo e sensoriale che rilascia, ma anche per un altro aspetto, ovvero quello della sostenibilità, perché hanno bevuto, cioè, o comunque hanno assaggiato una bevanda consapevoli del fatto che è stata prodotta perseguendo scelte consapevoli, quindi in linea con i criteri della sostenibilità. Quindi questo ha contribuito a dare valore aggiunto alla bevanda in sé. Per promuoverla ovviamente ho utilizzato uno strumento molto diffuso ai giorni nostri, ovvero l'utilizzo delle piattaforme social. Questo perché l'informazione tramite le piattaforme social fa arrivare, arriva al cliente o comunque alle persone in maniera più diretta e in maniera più decisa e vantaggiosa, anche perché ho potuto spiegare tutte le note sensoriali che poi hanno ritrovato dopo l'assaggio. Ecco. Concludendo, volevo appunto dire che questo è un esempio di come si può creare con qualcosa di nuovo, quindi in questo modo particolare un gusto ricercato e innovativo, però perseguendo delle scelte consapevoli in linea con la sostenibilità. Il mio suggerimento, quello che mi viene da dire un po' a ognuno di noi, che ognuno nel proprio piccolo può intraprendere delle scelte consapevoli proprio per cercare di garantire anche un futuro sostenibile alle generazioni future, quelle che verranno. Allora, guarda, guarda che bevanda! Scusa, guarda. Quanto costa questo caffè gourmet? Ce lo Edoardo. Puoi dire, Edoardo? Visto allora, che... indica questo qua, io l'ho fatto a 1,50 euro. Niente. Il prezzo può variare da 1,50 euro al 2,50 euro, ecco, proprio perché magari c'è stata un'accurata scelta e selezione delle materie prime, però non volevo neanche esagerare col prezzo proprio per venire incontro anche all'assaggio alla clientela di un gusto particolare nuovo e quindi che sia un po' di possibilità a tutti, ecco. Certo. È vero che 1,50 euro ce l'hanno tutti, però insomma
ho voluto tenere conto anche di questo aspetto. Allora, guarda, ti do un po' di dettagli che sono arrivati. Questo, guarda qui. Allora, Daniele Tommaso Cima Ficano. Non so, deve essere un... È un altro collega, sì, Daniele. Ecco, quest'altro, Alberto, spaccate avanti tutta, salve prof, non sviluppare, Alberto, non sviluppare. E poi, no vabbè, non te ne faccio vedere altri, perché altri hanno dei commenti un po' più goliardici, sempre positivi, iper positivi, ma certo. ci vogliono anche quelli. Ringrazio però, ringrazio. Allora, grazie Edoardo, adesso tocca a tuo fratello. Passiamo. Curiosità, scusa, prima di passare a te, chi comanda dei due nelle scelte aziendali? Sì, devi sempre usare No, allora... Sempre le donne, perché come socia c'è nostra mamma, e quindi scelta sua. Siamo a posto. Fatto. Perché a posto. Da quanti? Allora, la vostra caffetteria, pasticceria è stata fondata da vostra mamma e da vostro papà, giusto? No, è stata proprio iniziata da noi, fondata da noi, e siamo partiti ex novo da zero da 16 anni ormai. Ecco, e quindi però la vostra mamma lavora con voi, giustamente. Sì, esatto. Comanda. Comanda. Lei è il capo, lei è il capo. Il capo alla grande. Complimenti comunque, davvero. Grazie mille, grazie a voi prof, per sempre disponibili e sempre professionali. Allora, tesi originalissima, complimenti dal vero tale Romina Franza. Non so se è un'amica tua. No, però ringrazio Romina, grazie mille. Allora, passiamo all'altro fratello che per nascita è nato un pochino meno. Sì, però aspetta, prima c'è la sigla, se no lo smetto. Sì, certo, sigla. La vuoi la sigla o no? Agostino, certo, dici, sì, la voglio. Per forza, ormai, quando vi ricapita di fare una cosa tutta... Vai. Allora, il dottor Agostino Ficano ci presenta la tesi dal titolo Il cioccolato come mediatore della comunicazione nelle persone diversamente abili. Prego. Esatto. Buongiorno, mi chiamo appunto Agostino Ficano. Tutti buongiorno perché avete studiato buongiorno nel test, dite la verità. Dite buongiorno tutti perché l'avete scritto. Buon pomeriggio. Allora, lo facciamo perché... Ora tanto ti facciamo esporre, sei tranquillo. Utilizzare tutti, ma l'elemento dell'empatia è centrale anche all'università quando facciamo lezioni, certo. Cerchiamo di essere empatici, e quindi io scherzo un po' se uno... Capisco però che quando ti sei fatto lo studio mentale parti dal buon... Puoi partire con buongiorno, mi piace. Buonasera, buon pomeriggio. Vai Agostino, scusa tanto. Niente. L'argomento di tesi appunto che ho voluto sviluppare è il cioccolato come mediatore della comunicazione nelle persone diversamente abili, cioè ovvero la funzione che svolge il cioccolato, che non è solo quella prettamente alimentare, ma bensì vista da un'altra prospettiva. Questa idea è nata dal connubio delle mie due realtà lavorative, perché appunto sono titolare di una pasticceria e gelateria, e in più lavoro nel campo della disabilità da moltissimi anni, insomma. Allora, innanzitutto andiamo a descrivere un attimino la materia prima, conoscere un attimino com'è la materia prima, che il cioccolato non è nient'altro che il prodotto finito di lavorazione delle fave di cacao. Le fave di cacao sono questi semi contenuti all'interno delle cabossidi, che sono questi grandi frutti che una volta che maturi vengono raccolti. Sono coltivate nelle zone più calde della terra, dove appunto possiamo citare il Centro America come il Messico, oppure il Sud America in Brasile, ambienti in cui appunto, per esempio l'Europa non sarebbe possibile coltivarle per l'eccessivo freddo. Ma quanti tipi di cioccolato conosciamo noi in commercio? Solitamente nella grande distribuzione siamo abituati a vedere il cioccolato nelle tre tipologie classiche: il cioccolato fondente, al latte o bianco. Mentre di ultima scoperta, appunto, è stato scoperto il cioccolato Ruby, che è un cioccolato di colorazione naturale nato da fave di cacao non fermentate, che conferiscono a questo tipo di cioccolato questa colorazione particolare. Ed infatti è un cioccolato che sta trovando largo impiego sia nella grande distribuzione, sia anche nell'uso professionale, in pasticceria e in gelateria. Ormai si fanno anche uova di Pasqua o soggetti vari con questo tipo di cioccolato. Proseguendo appunto, per capire meglio come il cioccolato possa svolgere un ruolo di mediatore nella comunicazione di persone diversamente abili, vorrei fare un piccolo passo indietro e
fare la distinzione che c'è tra il termine disabilità e handicap. Ovvero, la disabilità che cos'è? Disabilità è una conseguenza della menomazione, ovvero una limitazione o una perdita della capacità di svolgere un'attività. Facciamo un esempio, una menomazione che colpisce le gambe poi comporterà una disabilità nel camminare. Mentre per handicap, che cos'è? L'handicap è una condizione di svantaggio, cioè indica il divario che c'è tra le aspettative prestazionali della società o del soggetto stesso con il suo grado di efficienza. Quindi sono sottili differenze che però aiutano a non generalizzare questo termine che appunto magari spesso è un po' confuso. Allora, parlando di disabilità, ad oggi ci sono diversi tipi di disabilità che conosciamo. Quella di cui volevo parlarvi oggi è quella che un po' mi sta a cuore perché riguarda persone particolari che sono persone che hanno una disabilità in cui non vedono e non sentono, quindi una sordocecità. E di queste persone se ne occupa la Lega del Filo d'Oro, che è un'associazione, un ente che lavora ormai da più di 60 anni su tutto il territorio nazionale, infatti ha ben 10 sedi in Italia, e appunto che si occupa di ragazzi che non vedono, non sentono, hanno un grave ritardo mentale e spesso anche disabilità motorie. Ed è un'associazione di cui appunto sono un operatore da ormai 18 anni e quindi conosco bene questo tipo di disabilità, insomma. Questi ragazzi, appunto, avendo i canali visivi e uditivi compromessi, per poi comunicare utilizzano differenti forme di comunicazione alternativa. Per appunto persone meno compromesse vengono utilizzati tipo linguaggi come il Braille, quello puntinato, il Malossi, oppure la LIS, il linguaggio italiano dei segni, quello che spesso siamo abituati magari a vedere durante i TG o durante alcune manifestazioni. Mentre per i casi più gravi, le persone più compromesse, la Lega del Filo d'Oro utilizza dei cartellini che sono visivi ed oggettuali, cioè proprio che possono andare anche a toccare con mano. E sono praticamente delle comunicazioni anticipatorie di quello che andranno a fare, delle attività che andranno a svolgere, oppure degli ambienti in cui si andranno a spostare, cosa che altrimenti farebbero fatica o non saprebbero, appunto, andrebbero alla cieca nel vuoto, insomma. Ma parlando appunto di ambienti e di attività, all'interno di questi centri, nella Lega del Filo d'Oro, questi ragazzi svolgono delle attività quotidiane, che possono essere dalle attività domestiche, come magari riporre degli asciugamani o sistemare il guardaroba, possono andare a dipingere, oppure possono anche discriminare degli oggetti, tutte attività che servono anche per aumentare o mantenere le abilità finomotorie. Però c'è una domanda che dobbiamo farci. Questi ragazzi, non avendo stimoli, appunto, avendo i canali visivi compromessi, come possono essere incentivate a fare questo tipo di attività? È un po' una domanda che possiamo rivolgere anche noi. Insomma, noi andremmo a lavorare senza percepire uno stipendio? No, a meno che non siamo dei volontari, oppure che andiamo a fare della beneficenza, o diciamo, altrimenti non saremmo incentivati a farlo. E quindi il principio che utilizziamo con questi ragazzi è lo stesso, ovvero per incentivare a svolgere queste attività utilizziamo degli strumenti che sono chiamati rinforzi. Cosa sono questi rinforzi? Di rinforzi ne abbiamo, la Lega del Filo d'Oro ne utilizza diverse tipologie, quindi possono essere rinforzi sonori come un ascolto della musica, rinforzi sociali come una carezza, un abbraccio, oppure, entrando nello specifico, rinforzi commestibili, cioè quelli alimentari. Parlando appunto di rinforzi commestibili, il cioccolato è uno tra i rinforzi più gettonati e golosi di centri, perché permette a loro appunto di gratificarli dopo una richiesta prestazionale, quindi dopo aver svolto un'attività. Alla fine attività loro sapranno che andranno come premio a ricevere questo tipo di rinforzo, altrimenti non sarebbero incentivati a farlo, perché non avrebbero modo di farlo, insomma. E quindi questo è stato un po' l'argomento di tesi, che è nato appunto dall'idea di unire tutte queste due realtà lavorative, appunto dalla pasticceria a questo campo, utilizzando appunto come il modello cognitivo comportamentale che viene utilizzato dalla Lega del Filo d'Oro, applicato all'alimento come
il cioccolato, come ho descritto fino ad ora. Hai terminato? No, scusa. Questo è stato uno dei... No, concludo infine dicendo appunto che questa idea è nata appunto dall'idea di queste due realtà lavorative in cui ci ho creduto fino in fondo e questa tesi è parte appunto della mia vita, dove ho descritto un po' la mia vita all'interno, dove ci ho messo anima e cuore, insomma. E se hai capito, perché effettivamente anche quando abbiamo studiato, no, l'idea della tesi, visto che volevate rimanere nel vostro ambito, anche per il motivo anche per il quale vi siete iscritti all'università, siete diventati dottori in scienze della gastronomia, dell'alimentazione e gastronomia, ecco, abbiamo pensato proprio di unire questi due mondi che vi appartengono tutte e due, ma uno è a livello anche etico, no, di dare un qualche cosa a chi ha meno e poter renderlo, tra virgolette, anche un po' attivo, davvero, no, davvero encomiabile, interessante, e devo dire c'è possibilità di concretizzare in futuro altri studi e portare avanti l'elemento del rinforzo per anche diversamente abili. Ma è anche un modo anche di divulgare quello che la Lega del Filo d'Oro fa attraverso anche volontari come voi, insomma. Esatto. E anche per me, insomma, è stata un arricchimento personale. Grazie Agostino, allora in bocca al lupo. Grazie per tutto. Ti vorrei dire, aspetta, metto anche l'altro, Edoardo. C'è un particolare, però te lo dico col cuore, che tu come commenti, forse tuo fratello ha più amici, perché i commenti sono arrivati più a lui. Ha pagato, prof, per quello. A posto, basta che lo sappiamo, basta che lo sappiamo. Non è, devo dire che comunque complimenti. Grazie, sia Agostino che a Guardi, grazie per questo percorso e tantissimo in bocca al lupo. Bocca al lupo, grazie, ragazzi. Davvero di cuore, prof. Grazie per l'amicizia. Chi ha la mamma, che si chiama, come si chiama la mamma? Lucia. Lucia, con questi due figli voglio dire complimenti veramente. Grazie ragazzi, grazie davvero di cuore, prof. Grazie ragazzi, e allora now sigla, intersigla, vai, bellissimo. Benvenuta, eccola, abbiamo la dottoressa Elisa Maccacaro, anche lei con una faccia vedere. Aspetta, scusa, c'è Barbara Carbone che ha fatto i complimenti all'ultimo dei Ficano, altrimenti ci facciamo nemici, non vorrei che... Allora, Maccacaro, sei pronta? Prontissima. Guardala. Tesi risponde tesi, con un argomento anche questo, visto i Novel Food, è un argomento che, insomma, è entrato prepotentemente anche nelle nostre... discussioni, ma anche a livello proprio nazionale. Quindi il titolo della tesi è Carne coltivata, rivoluzione o fumo negli occhi? Prego, a te la parola. Allora, oggigiorno si parla sempre di più dei cambiamenti climatici che stanno colpendo il nostro pianeta. Dati statistici dimostrano che la temperatura media è aumentata di quasi un grado centigrado e la situazione potrebbe solamente peggiorare nei prossimi 20 anni. Tutto questo sta avvenendo a causa delle attività umane e le conseguenti emissioni di gas serra, causate principalmente dagli allevamenti intensivi. Per comprendere meglio la gravità della situazione, basta pensare a quanti allevamenti intensivi ci sono solamente nella nostra penisola, oltre 140.000, di cui la maggior parte sono presenti nel nord Italia. In tutto ciò ha dato anche un contributo importante l'aumento spropositato e spedito della popolazione. Oggi siamo circa 8 miliardi di abitanti e il pianeta purtroppo non ha risorse a sufficienza. La carne è sempre stata un alimento chiave per la nostra esistenza ed è proprio grazie al suo consumo che è stata possibile l'evoluzione dell'essere umano, permettendo per esempio l'encefalizzazione, lo sviluppo della dentatura, la collaborazione tra individui. Si tratta dell'alimento più ricco di simbologia, quello attorno al quale è disposto un pasto, un aggregatore sociale, basta pensare ai momenti di Pasquetta o Ferragosto, dove spopolano i barbecue, insomma, un alimento chiave. Nonostante rappresenti un alimento molto apprezzato, spesso viene associato a paure e timori post scandali alimentari, come per esempio l'aviaria o la mucca pazza.
Per questa motivazione e quella relativa ai cambiamenti climatici, nei tempi moderni si stanno cercando delle alternative che la possano sostituire senza dovervi necessariamente rinunciare. Un altro aspetto che ci spinge sempre più a cercare delle soluzioni alternative è rappresentata da, appunto, dall'aumento evidente del consumo di carne nel mondo rispetto agli anni 60. Questo è avvenuto perché è letteralmente triplicato il reddito medio globale. Non ci sono solo più persone al mondo, ma ci sono più persone che possono permettersi di mangiarla. Il dato che secondo me desta più allarmismo è quello della Cina. Il consumo di carne in Cina è passato dai 3 kg degli anni 60 ai 63 kg pro capite del 2019. E considerando che la Cina ospita circa 1.300.000 abitanti, è evidente l'impatto che ha l'aumento del consumo di carne in questo paese nei confronti di quello che è il clima mondiale. Negli ultimi anni si è instaurata la cosiddetta moda degli alimenti high protein. Le motivazioni di questo fenomeno sono sostanzialmente due. C'è chi pensa di alimentarsi nel modo più corretto e salutare possibile e c'è chi invece lo fa con il presupposto di aumentare le proprie prestazioni e condizioni fisiche. Purtroppo in entrambi i casi pare evidente di quanto nel 2023 esista ancora molta ignoranza nei confronti della corretta alimentazione. Le proteine sono sì fondamentali per il nostro organismo, ma un eccesso potrebbe essere addirittura dannoso. Oltre a ciò è bene essere consapevoli che spesso questi alimenti iperproteici sono doppiamente dannosi poiché carichi di ingredienti chimici e quindi non naturali. Tra le molteplici alternative, quella che sta riscontrando pareri contrastanti è la carne coltivata. Si tratta di un alimento che viene prodotto partendo da cellule staminali coltivate in vitro, immerse nei mezzi di coltura per incoraggiare la proliferazione e successivamente poste all'interno di bioreattori. Attualmente in tutto il mondo ci sono poco meno di 200 aziende, di cui solo 30 in Europa. In Italia invece la prima startup è Bruno Cell ed è situata in Trentino. Per cercare di comprendere meglio la situazione, ho sottoposto un questionario a 164 persone. Nonostante si tratti di un alimento prossimo ad entrare nella nostra quotidianità, circa il 62% ha dichiarato di non sapere di cosa si tratta. Personalmente credo che molte persone siano cadute nell'inganno del nome. Se avessi parlato di carne sintetica, probabilmente avrebbero capito di cosa si trattava. E questo è uno degli intenti dei produttori di carne coltivata, cercano di rievocare nella mente l'idea che sia un prodotto della terra, cosa non vera. Non a caso Coldiretti, il principale oppositore di questo nuovo alimento, fa leva sulla questione di questo inganno ai consumatori. Lo stesso Coldiretti mette anche in evidenza un altro aspetto importante. Questo prodotto non è così vicino all'ambiente come si vuol far credere, ma addirittura, essendo prodotto all'interno di bioreattori, potrebbe essere più inquinante della carne tradizionale. Inoltre, si tratta di un alimento che al giorno d'oggi non ci dà garanzie sulla nostra salute a lungo termine. Non a caso, all'atto del suo consumo, viene richiesta la firma su una liberatoria attraverso la quale si assumono tutte le responsabilità. Ho posto poi una seconda domanda. Saresti disposto ad introdurla nella tua alimentazione? Il 54% ha risposto di sì. Praticamente quasi la metà rifiuta l'idea di questo nuovo alimento. Quale potrebbe essere quindi la soluzione migliore da adottare per risolvere questa grave situazione che affligge il nostro pianeta? Bisognerebbe tornare a vivere con un po' più di consapevolezza, vivendo di autoproduzione, acquistando alimenti stagionali a chilometro zero per tutelare l'ambiente ma anche l'economia locale, riducendo il consumo di carne, prediligendo quella proveniente da allevamenti locali e sostenibili,
prediligendo i prodotti vegetali, riducendo al minimo lo spreco alimentare domestico, evitando l'acquisto di prodotti preconfezionati e precotti. Nel corso degli anni, purtroppo, abbiamo perso di vista l'importanza della semplicità e della naturalità delle cose, perdendo così il legame della terra che, purtroppo, per la maggioranza è diventata solo un suolo da sfruttare. Dovremmo quindi diventare dei consumatori, ossia dei consumatori che siano al contempo attori, quindi non soltanto più acquirenti e consumatori passivi del prodotto, ma attori nel senso di persone che vogliono sapere sempre di più sui processi di trasformazione dei prodotti e che partecipano attivamente al lato dell'acquisto, con gli occhi sempre aperti e pronti per richiedere informazioni. Di conseguenza, ciò spingerebbe anche le grandi aziende ad essere sull'attenti e a dedicare alla qualità la giusta dose di importanza. E brava la nostra Elisa, la nostra dottoressa Maccacal, come stai? Bene, dai, tutto a posto. L'influenza? Questa mattina dicevo l'influenza, forse sarà stata l'agitazione di tutti questi giorni. È stata una settimana intensa di emozioni e tutto, quindi. E poi quando uno si rilassa un po' il sistema immunitario fa le bizze, no? Esatto. Ecco, comunque ti vediamo nel tuo splendore. Ma no, io ci tenevo perché insomma è un argomento, la carne coltivata, che è in auge in questo momento, quindi ci tenevo, dico dai rimettiti che è una bella tesi. Qualità di Pirina. E quindi stai bene, l'importante sì, è sì, grazie mille. Bro. Grazie a te. Allora, io ti ringrazio di questo momento che abbiamo condiviso e tantissimi in bocca al lupo. Grazie mille anche a voi, è stato un piacere. Grazie. Allora, cara Susanna. Siamo giunti nel finale, nel rush l'ultima, finale. L'ultima tesi, che non è che è per meno importanza. No, ma... assolutamente, l'abbiamo fatto anche per orari. Perché noi, sono parte che è arrivato che per la marca Caro, fa vedere, complimenti dottoressa. Sempre chef, tra l'altro lui è dell'Accademia Italiana di Gastronomia, uno dei consoli internazionali. Complimenti dottoressa, convincente Mondi Chichini, bravo Mondi. Grazie, da noi allora, ci piace perché anche a sentire i commenti ci fa capire i colleghi e gente che opera nel settore, quindi persone addette ai lavori, ci fa piacere anche condividere. Allora adesso c'è l'ultimo, voglio dire all'ultimo che hai troppo sopra di te, abbassa un po' l'inquadratura, c'è troppo cielo sopra. Prima di mandarti in onda, appena un po' di più, bravo così, bravo Sergio. Allora andiamo con la sigla e sentiamo che tipo di tesi sarà. Buonasera. Salve, ben arrivato dottor Sergio Vignes. Grazie. No, ma se lei tutti anche i miei prende lei. Questo è mio, mica tuo. È giusto che sia così. Hai detto dammi tempo. Non vedi che poi dici no, cioè, dammi tempo, è sempre di fretta. No, sono stato io il relatore. Lo so, tutti ma ti approfi. Relatore e correlatrice. Sì, hai ragione. Cioè, capito? Meno male, vedi che perché... Ma Vignes è una persona... Vignes, tu sei stato anche cuoco, no? Giusto, Sergio? Io sono. Sei un cuoco. Sì, un cuoco, ancora attualmente. E stai lavorando stabilmente, Com'è? Prima... Formazioni di responsabilità e quindi, insomma, ho un peso, dai, sulle spalle come... Allora, Sergio Vignes... Espone la tesi nutrizione sensoriale, cibo, simboli e virtù. Andiamo con la tesi, dopo alla fine gli facciamo dire una cosa che mi interessava, vai, divertente da scoprire. Prego, carissimo Sergio, vai. Grazie. Nutrizione sensoriale, cibo, simboli e virtù, questo è il titolo della mia tesi, ma credo che sia la formula magica per il benessere psicofisico. Sono in effetti gli ingredienti fondamentali di una dieta sensoriale, di una dieta arricchita. Quindi questo mio orientamento è stato motivato da un particolare interesse verso il concetto di felicità, intesa come scopo fondamentale della vita, al quale ogni individuo aspira in ogni tempo e luogo e secondo la dottrina dell'eudemonismo. Esistono numerose diete e quindi numerosi regimi alimentari con obiettivi molto diversi.
nonostante che per oltre 70 anni il modello numero uno nel mondo sia la dieta mediterranea, in realtà si può dire che non esiste una dieta migliore di altre, così come non può esistere un regime alimentare universale. In questo periodo la dieta sensoriale è una realtà in continuo sviluppo che si avvale dell'ausilio di nutrizionisti, esperti di enogastronomia, chef ed altri professionisti che con dedizione realizzano profili nutrizionali altamente scientifici e adeguati alla persona in base alle necessità nutrizionali, al sesso, all'età e alle emozioni e convinzioni personali. Oggi l'uomo si nutre sempre più di simboli, perché il futuro del cibo sarà sempre di più assegnare un simbolo al cibo. Ecco, riflettendo su questo, ho preso atto di quanta ragione avessero molti pensatori dell'antichità ad oggi. Noi viviamo tra reale, immaginario e simbolico, con straordinarie connessioni tra psiche e corpo, tra spirituale e materiale. Il nostro inconscio interpreta indistintamente ogni cosa presente su questo universo come un simbolo, reagendo al significato nascosto del segno stesso. Il cibo viene costantemente informatizzato con le intenzioni ed emozioni, fino a diventare una forma cibo. Si potrebbe dire che il gusto di una pietanza prende forma secondo a una moltitudine di fattori, tra i quali anche il carattere di chi ci mette le mani. E questo accade in ogni abbinamento, in ogni ingrediente o pratica utilizzata. Avere uno spiccato senso di curiosità nella scelta delle materie prime e nella trasformazione delle stesse significa fuggire alla staticità quotidiana, che può tradursi in squilibri alimentari, carenze e anche noia. Mente, cibo e corpo devono mantenere un equilibrio naturale, ma purtroppo spesso il cibo diventa un modo per sostituire una mancanza, oppure un mezzo di carburazione anziché un sano e fisiologico appetito. Spesso mangiamo le stesse cose per vizio, per automatismo, e lo facciamo in maniera inconsapevole, senza considerare che il gusto sia il frutto dell'interazione di tutti i nostri sensi. Prendersi cura di sé vuol dire imparare a gestire le abitudini, a cambiare le convinzioni errate. Il cibo deve essere gratificante e salutare, ma al contempo bilanciato nei ritmi, consumato lentamente e degustato regolando gli ormoni. Percepirlo come il massimo dei piaceri della vita non è solo un atteggiamento epicureo, ma è soprattutto sinonimo di benessere, condivisione, socializzazione, conoscenza di un popolo e di un territorio. Il fondamento della nostra identità personale sta nel vissuto del nostro corpo. Una dieta completa deve abbracciare e rispettare ogni scelta alimentare, etica, religiosa o salutistica, mirando alla prevenzione e al corretto rapporto tra cibo ed emozioni. Il cibo da sempre ha avuto una stretta correlazione con il divino ed è fondamentale restituirgli la sacralità e la genuinità che negli anni è andata via via scomparendo a causa del vivere frenetico e disordinato. I nostri cinque sensi lavorano sempre in sinergia e ci permettono di percepire tutto quello che ci circonda in maniera spontanea e involontaria attraverso attività mirate del nostro cervello che elabora e trasduce ogni sensazione e stimolo proveniente dagli organi di senso. Purtroppo il dramma di questo tempo è che acquistiamo troppo cibo processato, troppo cibo confezionato, spesso senza sapore e senza emozioni. Noi siamo storia e futuro, abbiamo ereditato le chiavi che aprono le porte della percezione, che fanno accedere a una dimensione nutrizionale olistica, ed è una grande responsabilità. Credo che sia necessaria una cultura agroalimentare più elevata nel nostro paese, che può arrivare dalla scuola, coinvolgendo i bambini e rendendoli attori principali della biologia, sicché il loro entusiasmo possa abbagliare gli adulti, al fine di sensibilizzarli e correggere stili di vita e scelte alimentari affinché siano variate, bilanciate di tutti gli alimenti e ingredienti che la natura generosamente ci offre. Nella mia tesi Nutrizione sensoriale, cibo, simboli, virtù, ho voluto evidenziare come questi elementi possono connettere e tenere insieme le persone
rappresentando una vicinanza umana in una società che è sempre più multiculturale. Il mio consiglio è di restaurare un rapporto armonico con Madre Natura, basato sulla sensibilità, sull'amore, attraverso un approccio sempre più radicato sui territori, in nome di quell'autenticità alimentare che può condizionare tutto nel corso della nostra esistenza. Vignes, chi sei? Uno speaker internazionale, wow! Ma eri proprio preso, ma tu fai il docente o no? Scusa se lo chiedo, Vignes. No, non lo faccio, ma nelle occasioni cerco di insegnare quel che so. Di dove sei? Dov'è il tuo ristorante? Io sono, non ho un ristorante, io lavoro alle dipendenze, sono salentino di Ruffano, vivo a Ugento, e ho lavorato in diverse realtà di cucina, ecco, nella maggior parte dei casi in hotel, quindi... E stai portando la nutrizione del benessere come elemento portante della tua cucina nel concreto dopo con gli studi che stai facendo o no? Guardi, questo percorso per me è stata una cosa veramente meravigliosa e vi ringrazio perché sai come si dice, no? Tanto nella vita non si finisce mai di imparare e io ho trovato tantissime risorse grazie anche alla vostra conoscenza che mi avete donato, insomma, ecco, mi avete arricchito nell'anima con questo percorso. E quindi ho trovato molto interessante anche la vostra materia e anche la materia di estetica gastronomica che mi ha preso tantissimo, che è, sinceramente era un argomento che non pensavo di trovare nel percorso multidisciplinare, ma mi ha affascinato tantissimo. Amo la sensibilità nelle cose, insomma è importante essere sensibili, no? Poi noi che siamo chef lavoriamo dietro le quinte nella maggior parte dei casi, non abbiamo il rapporto diretto con il cliente, la nostra fascia arriva nel piatto, no? Ed è importante, insomma, che la nostra espressione ci sia totalmente in quel piatto. Guarda, posso dire una cosa? È arrivato un commento Romina Franza da Facebook, perché abbiamo commenti che sono interlacciati Facebook oppure anche da LinkedIn, e dice Sergio, grandissimo! Posso dire una cosa, Sergio? Grazie. Penso che per chi ti ha ascoltato, io personalmente, visto che si vive anche di simboli eccetera e anche di emozioni, mi hai fatto venire voglia di mangiare un piatto fatto da te. Sarà sicuramente un grande piacere e un onore. Piacere mio, perché veramente quando uno ci mette l'anima in quello che fa, lo riesce a trasmettere anche attraverso le parole, immagino quindi quando poi metti le mani in pasta cosa comunichi, no? Ulteriormente. Prof, è l'anima che comanda, bisogna sempre metterci l'anima in tutte le cose che facciamo, altrimenti non serve a niente. Grazie. Bene, Sergio, allora, grazie, grande prosperità, momento. Grazie. Grazie a Sergio Vignes. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Allora, Susanna, dobbiamo ricordare dove si trova la registrazione, potranno anche... Vai. Una volta finito il Thesis Day, questa è la tesi del nostro, la tesi dell'ultimo nostro studente, dottore, perché ormai sono tutti dottori, la trovano esattamente, è possibile trovarla nella pagina Facebook dell'Accademia Italiana di Gastronomia, poi anche nel canale YouTube, sempre dell'Accademia Italiana di Gastronomia, nonché pagina dell'Università San Raffaele Roma, e poi aspetta, rimane anche la registrazione, lo dico per tutti, online anche sulla LinkedIn, sul profilo LinkedIn anche mio personale, giusto per a seconda del media che uno utilizza. Che è arrivato un'altra cosa, complimenti dottor Sergio da un altro, allora da Mondi Chechini, che è un chef internazionale che lavora, che è anche un console dell'Accademia, a un altro cuoco che era Sergio Vignes. Bene, questo ci piace, questa commissione che ci ha seguito per tutto il Thesis Day oggi, veramente grazie, che è una commissione poi di Mondi, che ci teniamo a dirlo, perché la gastronomia è il sapere scientifico e il sapere del fare, anche perché è un momento di condivisione tra esperti del settore,
futuri appunto professionisti nel mondo della, dell'alimentazione. Quindi è un mondo multidisciplinare, perché come diciamo noi, mangiare mangiamo tutti, da chi pensa di essere più alto a quello più basso. Certo. E di conseguenza il cibo interessa tutti. Allora, abbiamo finito il TESIX Day e grazie, Università San Raffaele Roma, in collaborazione Accademia Italiana di Gastronomia, ha promosso l'evento, tutto il progetto, fra l'altro ormai Multiversity è il grande gruppo internazionale del quale fa parte la Università San Raffaele Roma. Il Multiversity è il più grande gruppo europeo di didattica a distanza. E poi anche tutti i nostri colleghi, no? A tantissimi, grande lavoro. Ringraziamo anche allora, grazie, termina qui la diretta e l'elemento. Troverete sempre registrato il video dove vi abbiamo detto. Grazie.